affascinato lo scorso anno, ha colpito i tanti studenti che hanno visitato le infrastrutture che erano state messe a disposizione. In particolare lo scorso anno c'era Mare Ateneo. Ricordiamo che la direzione scientifica di questo convegno è affidata all'Università Partenope, il moderatore qui a fianco a me, il professore Trolisi, è docente per l'appunto dell'Università Partenope. Io do il benvenuto ai gentili ospiti e alle autorità e passo la parola al professor Trolisi per la presentazione. Buongiorno a tutti, sono il professor Trolisi, docente della Partenope, che appunto si occupa della parte scientifica del incontro. Do il benvenuto alle scuole presenti, dovrebbe essere il Genovesi di Napoli. Buon pomeriggio a tutti quanti. Va bene. Iniziamo con i saluti delle autorità e in rappresentanza della città metropolitana c'è il consigliere legato ai giovani, allo sport e ai grandi eventi, Sergio Corella, che preghiamo di avvicinarsi al banco. Buongiorno a tutti, sono onorato di aprire questo stesso convegno. Ho ritrovato amici con cui abbiamo passato la nostra gioventù in acqua, quindi il mare, parlo del professor Russo, che è uno dei relatori. Sono contento perché ancora una volta con Antonio Maglia, che ci ha supportato, siamo presenti a questo convegno. Il mare è tanto Napoli e tutta la costa della sua città metropolitana. Io in qualità di delegato allo sport e giovani, come è stato precedentemente detto, porto prima cosa i saluti del sindaco della città metropolitana e della città di Napoli, il professor Gaetano Martino. Il mare è importante per Napoli e volevo anche ringraziare il comandante Cuccinello, perché la settimana scorsa, come molti di voi sapranno, c'è stata una tappa con partenza di Napoli del Giro d'Italia. Io sono stato ospite sul calciatore brasiliere Mbembe, che ha aperto le porte a tanti giovani, facendo vedere quello che la Marina Militare riesce a fare per i giovani e per il mare. Cosa dire? Il mare è fondamentale per valorizza l'economia marittima, genera il prodotto e si pone nell'interesse comune dello sviluppo sociale e del territorio. La salvaguardia ambientale passa anche attraverso un monitoraggio attento e controllo efficace del mare. La lotta all'inquinamento marino necessita di un'apposita strategia. Proteggere e tutelare il mare è un impegno di città metropolitana di Napoli e il progetto Cultura va in tale direzione. Opera di sensibilizzare tutti gli studenti dell'area metropolitana. Quindi ringrazio tutti voi, ringrazio l'Università Partenope, ringrazio la Marina Militare e ringrazio la Torre Mare. Buon lavoro. Passiamo la parola adesso al comandante del quartier generale della Marina, il capitano della scelta, Amiano Lucino. Buongiorno a tutti, innanzitutto porto i saluti del comandante logistico della Marina Militare, Amiano Lucino, che per altri impegni istituzionali oggi non è potuto essere qui a questo convegno. Ringrazio l'Università e Città Metropolitana per aver coinvolto la Marina Militare ancora una volta in questa edizione del convegno Mare, Vita e Storia. Quando si parla di mare non si può prescindere dalla Marina Militare italiana, che tra i suoi compiti primari la salvaguardia di questo elemento che è vitale per la forza armata ma per il paese stesso. L'Italia è un paese che è bagnato che ha oltre 8.000 km di costa, quindi il mare rappresenta un elemento di sviluppo, un elemento di potenza, quindi va tutelato. La Marina lo fa con un programma di monitoraggio e salvaguardia a 360
attraverso le navi, specialistiche che monitorano l'inquinamento, monitorano lo spostamento delle microplastiche, monitorano lo spostamento della fauna marina stessa. Quindi la marina opera sul mare, dal mare, nel mare, a tutela di questo elemento vitale per il paese e per una città metropolitana. Il momento dei rappresentanti dell'Università Partenope, che lo ricordiamo è un'università vocata al mare, e chiamiamo il professore, Giorgio Montiglion, che ha la delega per i rapporti istituzionali e la ricerca. Professore, buongiorno. Buongiorno, anche io ovviamente ringrazio, sono molto lieto di essere qui in questa, per la seconda volta, perché come ricordava Antonio, questa iniziativa è già un prosieguo di passate edizioni. Sono contento soprattutto di vedere qui i giovani ragazzi che sono il nostro futuro, il nostro obiettivo del domani, perché spero che molti di voi ragazzi vi appassionerete a queste materie. Ci saranno delle presentazioni fatte da alcuni colleghi nostri e presentazioni perché l'Università Partenope? L'Università Partenope è un'università che è nata oltre 100 anni fa e nacque proprio come università per studiare il mare. E poi si è evoluta negli anni, è diventata un ateneo con anche altri corsi di studio, ma rimane il nocciolo di un ateneo che studia il mare. Noi siamo qui a Viacco, nel rettorato, a una splendida sede proprio di fronte al mare. Le nostre sedi sono dislocate poi diverse strutture cittadine. L'obiettivo di questo convegno è quello di farvi capire quanto il mare è importante per noi, quanto il mare può essere fonte di ricchezza e quanto il mare può essere anche un'opportunità di lavoro, un'opportunità non solo di studio ma anche di attività professionali e commerciali. Se oggi aprite la Repubblica, leggete un articolo sulla Partenope, un esperimento che stiamo facendo a mare con un glider che sta solcando il Golfo di Napoli, il Tirreno, salendo e scendendo fino a 2000 metri di profondità e trasmette in tempo reale i dati. I nostri colleghi, i ricercatori, parleranno dopo e faranno vedere questi esperimenti. Quindi c'è tutto a mare, c'è tecnologia, c'è poesia, c'è ricerca, c'è ricchezza. C'è solo bisogno di giovani menti brillanti che si vogliono occupare. Spero che questa sia una dei risultati più importanti di questo convegno. Ringrazio ancora gli organizzatori e vi saluto e vi porto gli auguri di buon lavoro anche da parte del magnifico rettore. Grazie. È venuto il momento di ricevere istituzionale da parte del professor Giovanni Russo, che è un ecologo e il direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie. Ringrazio gli organizzatori per questa bella occasione per presentare anche un po' le attività del nostro ateneo. Il mare, come si diceva prima, va in Napoli, non come diceva lo stesso, il mare non va in Napoli. Il fatto è che ancora oggi poco si sa, la città poco percepisce quanto importante è anche l'attività di ricerca che si fa sul mare a Napoli. Noi siamo una città che ha la massima concentrazione di istituti, di università in Italia che lavorano sul mare. Il nostro Ateneo, come già detto il nostro prorettore, è stato fondato proprio per gli studi sul mare e in particolare il nostro Dipartimento, il Dipartimento di Scienze e Tecnologie, appunto cura nelle sue attività di ricerca ma anche nei suoi corsi di studio, nei suoi diversi corsi di studio, le attività a 360 gradi scientifiche che si svolgono sul mare, attività scientifiche. Io sono un biologo marino, un ecologo marino, ma poi ci sono oceanografi, ci sono ingegneri navali, ci sono
informatici, con la modellistica, tutta una serie di competenze che cui oggi cerchiamo di un po' sintetizzare attraverso le relazioni che faranno i nostri giovani docenti. Vedrete che noi abbiamo giovani docenti, questa è una cosa che per noi un po' più, come dire, caduti, fa molto piacere, perché vuol dire che abbiamo un futuro nell'ambito della ricerca, perché abbiamo dei professori molto giovani, molto in gamba, molto apprezzati a livello nazionale e internazionale per la ricerca. Il professore Udiglione appunto parlava della ricerca che si sta facendo adesso con i LIDAR, con gli oceanografi fisici, ma ci sono attività di ricerca molto moderne, come per esempio ricerche sulla sostenibilità ambientale. Si parla tanto del PNRR, no? Ripresa e resilienza. Al centro della ripresa e resilienza c'è lo sviluppo sostenibile. Noi abbiamo una cattedra UNESCO che lavora proprio sullo sviluppo sostenibile e soprattutto in ambito marino, ma non solo in ambito marino. Quindi ci sono tantissime prospettive per il futuro e noi cerchiamo nell'ambito dei corsi di studio del nostro dipartimento, ma anche degli altri corsi di studio, di formare i giovani per le professioni del futuro. Cioè guardiamo avanti, non guardiamo indietro a quello che è stato il passato dell'università e della preparazione culturale dei giovani, ma cerchiamo sempre di guardare avanti di quali possono essere le future occasioni lavorative, appunto mettendo al centro, per quanto ci riguarda, il futuro del lavoro in ambito marino, ma ripeto, ma non solo, perché l'Ateneo in genere si occupa anche di altre attività, di giurisprudenza, di economia e così via. Noi siamo un dipartimento scientifico, per cui avrete occasione durante questo convegno di sentire le voci dei nostri giovani docenti e delle loro attività di ricerca sulle tematiche più rilevanti di quest'ultimo, diciamo, non solo odierne ma anche future, che riguardano il mare. Per questo ringrazio molto questa iniziativa, gli organizzatori, la città metropolitana, ringrazio molto la Marina per il supporto che ci dà, molto estremamente importante, insomma, questa joint venture, diciamo, che in questa occasione si è creata, ma anche l'anno scorso, insomma, grazie anche alle donne che sono presenti qui a Napoli. E vi ringrazio e spero che il convegno possa interessare molto i giovani che oggi sono intervenuti. Grazie mille. Allora, ragazzi, come non abbiamo messo nella locandina, ma chiaramente se avete delle domande potete rivolgere, basta alzare la mano, poi c'è il microfono da banco che vi permette di interagire. E durante il convegno potete incontrare proprio i relatori del convegno. Ringraziamo il professor Russo. E ci sono domande? Se ci sono domande, va bene, le rimandiamo più avanti. Allora, volevo solo un accenno. In realtà il sodalizio con la Marina Militare non è stato troppo difficile, perché in seno a questa grande istituzione, che ormai ha compiuto 161 anni, se non l'avrà, c'è una forte sensibilità a quella che è il rapporto con i cittadini. E questo viene testimoniato da tante iniziative, in particolare a Napoli, queste si esplicano su terreni diversi anche dell'integrazione e del recupero delle fasce deboli. Ci sono tanti programmi, poi durante il corso potremmo chiederlo anche al comandante. E allora, saltiamo per un attimo al primo relatore, il rappresentante dell'area marina protetta della Laiola. Da qualche mese è stata posta una data per ricordare 20 anni dalla fondazione di questa area marina protetta. E le aree marine protette hanno un grande ruolo di cercare di dare conoscenza, aumentare la sensibilità e dare anche
di rigenerare la funzione del mare. Prego. Sì, buongiorno a tutti, io sono Paola Masucci, sono la presidente del Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus, che è il gestore dell'area marina protetta Marco Sommerso di Gaiola. Io ringrazio veramente molto di averci invitato, considero una giornata, questa giornata un evento molto importante per quanto riguarda la formazione e la conoscenza, soprattutto per giovani come voi che magari tra qualche anno si occuperanno di mare, magari che proteggeranno il nostro mare, ve lo auguro. Io vi parlerò appunto di quello che è il Marco Sommerso di Gaiola. Magari qualcuno di voi già ci ha portato a fare il bagno. E questa è un'area marina protetta molto particolare, innanzitutto è la più piccola d'Italia, sono giusto 41 metri di mare, ed è divisa in due zone, la zona A e la zona B. La zona di serpente gare, questo triangolino rosso che vedete, e la zona recettata che è la riserva centrale. Siamo a Postino, ovviamente, quindi nella parte occidentale della città di Ami, e siamo proprio nella area protetta urbana, quindi siamo proprio all'interno della città. Dal punto di vista proprio vulcanico, geologico, siamo sull'orlo dei Campi Flegrei e noi siamo un'area marina protetta, ma nasciamo, innanzitutto lo nasciamo appunto 20 anni fa, nel 2002, proprio come parco archeologico sommerso. Perché? Perché sotto le nostre superfici del mare ci sono delle strutture archeologiche di epoca romana che oggi sono sommerse a causa del fenomeno vulcanico del Prasismo. Prasismo vuol dire movimento del travento. E caratterizza proprio i Campi Flegrei, che è un classico esempio di campo vulcanico. Poi qua davanti a me vedete delle immagini, scusa, e queste non sono del Parco Sommerso di Gaiola, ma sono del Parco Sommerso di Maia, che è l'area marina protetta gemella che si limita praticamente con lo stesso Flegrei sempre 20 anni fa. E così come Maia, anche Gaiola appunto dall'epoca romana ad oggi è praticamente sprofondata, quindi le strutture archeologiche che prima stavano sulle rive di costa oggi sono sommerse, e questo è il motivo per cui si chiama appunto Parco Sommerso. Siamo proprio qui, dove vedete questa freccia, e mentre il mare sta passando dall'altra parte della caldera ferrea. Qua ci sono qui, diciamo, un'immagine simbolica di questo Prasismo, quello in alto vedete la casa degli spiriti, ed è un edificio sempre di epoca romana, in cui piano terra praticamente sommerso dal mare, ci fanno capire l'abbassamento della linea di costa. E ma sono le emissioni delle fumarole su acque che caratterizzano proprio l'attività vulcanica ancora attiva, e magari vulcanica ancora attiva per il Campi Flegrei. Come dicevo, abbiamo delle strutture archeologiche sommerse che facevano parte di una grande villa del primo secolo a.C. chiamata Pausilipon, che poi dà il nome ovviamente alla collina di Pausilipon. Pausilipon vuol dire luogo dove ci sono i dolori, per la bellezza estrema di questi luoghi. Un cavaliere romano costruì proprio questa villa sul promontorio di Pausilipon, dove poi è diventato Pausilipon. Qua vedete un po' di immagini, questa è proprio la parte terrestre, la parte destra che oggi è un parco archeologico, e quello che oggi noi possiamo visitare è la parte pubblica della villa con i teatri. E appunto, come dicevo, invece nella parte marittima troviamo le strutture marittime appunto della villa. Immaginate che aveva un porto, aveva delle schiere, quindi delle strutture per l'allevamento del pesce, degli edifici termali. E qua ci sono alcune immagini, a sinistra vedete un modello appunto di fondali, e quelle cose sono proprio le strutture archeologiche sommerse. Invece a destra vedete in particolare in alto a destra una finestra, diciamo, all'interno di quel foro c'è una grata, una forata in bronzo ancora presente in situ,
parte orientale delle isole della Caiola sono proprio il sistema di peschiere, quindi di strutture per l'allevamento del pesce di coromano. E poi ci sono alcuni, diciamo, alcune macroaree della stellare del porto, questa delle peschiere, come dicevo, questa è l'area termale e questa è l'area delle cave, delle grotte e delle pareti, che sono delle cave di tufo. Tutta la roccia che caratterizza la costa napoletana, sicuramente lo sapete, il tufo giallo da Pontano. E il parco, come vi ho detto, è un parco archeologico sommesso, ma è anche un'area ad altissima biodiversità. E è un'area molto molto ricca di vita. I fondali sono estremamente eterogenei, tra un po' di tempo lo vedremo. Questa eterogeneità è, diciamo, agevolata, garantita anche proprio dalla presenza di strutture archeologiche sommesse. Questa è una mappa bionomica, c'è una mappa che identifica le varie comunità biologiche marine sommesse che vivono all'interno del parco. Come vedete è molto colorata, quindi ci sono diverse tipologie di comunità. È un'area che, sebbene sia molto piccola, veramente è ricca, ricca di vita e di diversità biologica ed ecologica. Queste sono alcune immagini dei fondali. Come dicevo prima, le strutture archeologiche, diciamo, sono dei moltiplicatori di biodiversità, nel senso che abbiamo la presenza di questi muri che agevolano proprio l'eterogeneità dei fondali. Immaginate che sulla parte superiore di queste strutture archeologiche crescono organismi che solitamente sono abituati alla luce, ma di contro invece sulle pareti verticali, soprattutto per esposte a nord, vivono invece organismi che solitamente sono abituati a vivere all'ombra, quindi più in profondità. E qui ce ne abbiamo più vicini, uno vicino all'altro, ed è un ambiente appunto fortemente interdigitato, dove troviamo organismi di profondità e superficie uno vicino all'altro, ed è una cosa che a mare solitamente è difficile da trovare, no? Queste sono alcune immagini appunto della parte sommessa e della biologia del parco. E come vi appunto anticipato, l'ho detto prima, sia un parco archeologico, ci sono delle colonne dell'edificio termale ancora in sito, ma anche un'area che protetta. Quindi noi, diciamo, abbiamo due anime, il titolo di questo convegno è appunto Mare di Storia, Mare di Vita, e abbiamo sia la vita che la storia. Il parco sommerso di Caiola è veramente un piccolo scrigno di vita e di archeologia e di storia. Ma veniamo un po' a quello che è la gestione, cosa facciamo all'interno di questo parco. Questo è un po' il simbolo, la villa che sta sulle isole della Caiola, avete probabilmente visto all'inizio la copertina della presentazione. Abbiamo due piccole isole e sull'isola orientale abbiamo la presenza di questa villa, che è una villa ottocentesca. Ad un certo punto la fedeltà è stata abbandonata, quindi non è stata più abitata, e da lì è iniziato praticamente il processo di degrado che ha caratterizzato l'area della Caiola fino a qualche anno fa. E era una villa veramente spazzosa, abitata da personaggi molto ricchi, favolosi, e ad un certo punto appunto l'ultimo proprietario ha fatto questo, e la villa è stata abbandonata, è stata depredata di ogni cosa si potesse rubare, le mattonelle, gli edifici, e oggi praticamente ora vabbè, loro la stiamo restaurando, ma è praticamente un rudere. E il degrado appunto è iniziato con l'abbandono di questa villa, come dicevo, è anche un po' con la disgregazione del tessuto sociale della Caiola, perché la Caiola era un piccolo borgo di pescatori che vivevano un po' anche intorno proprio alla villa, e da lì si è appunto perso un po' tutto. Questo edificio che vedete qui è quello che era praticamente la dipendenza, la parte interna della villa, e fino a una decina di anni fa era in queste condizioni, quindi molto più facile anche da distruggere essendo a terra, era veramente una rudere. Ovviamente se ne parlava solamente male, qui vedete alcune immagini di giornali dell'epoca, forse questo sia del 2004, e un po' di immagini di degrado, di come era combinata quest'area, fondali totalmente devastati dalla presenza di rifiuti, degrado, sporcizia, abbandono, illegalità.
anche l'attività di pesca di fuoco. Voi sapete che le aree marine protette sono proprio dei baluardi di tutela ambientale e si battono in primis contro la pesca di fuoco. Ma fino a qualche anno fa veramente l'area della Caiola, proprio perché, come vi ho detto prima, è così ricca di vita, è anche una delle aree pescose del Golfo di Napoli e quindi un'area maggiormente martoriata dai pescatori, soprattutto per la pesca illegale. Ci vedo sempre mettere queste immagini in basso a destra, dove c'è un po' il festival della pesca di fuoco. Questa è un'immagine scattata a mezzogiorno di qualche anno fa, nel 2003, quindi 20 anni fa ormai. E praticamente ci sono vari pescatori, ci sono quelli che pescano con l'operatore a bordo, chi gratta i miti, quindi le cose, chi fa pescare a prima, tutte quante concentrate magari in pochi metri quadrati. Quindi immaginatevi che cosa succedeva solo pochi anni fa. Il diportismo selvaggio, un altro problema delle aree marine protette è il diportismo incontrollato, che edificio, è diventato nel 2010 il centro di ricerca e divulgazione del parco.
percorso di studio, di ricerca, di formazione con le scuole e attività di didattica, e che mi spiegate per poter far conoscere il patrimonio che abbiamo, perché se lo studiamo ma non lo trasmettiamo a nessuno, non informiamo nessuno di quello che c'è, diventa difficile anche poi proteggerlo e tutelarlo. E quanto poi i varianti di ricerca in cui ci siamo dedicati negli anni, ambito archeologico, biologico, floristico della nostra mesa, ricordiamoci che le marine protette non finiscono dove finisce l'acqua, c'è una fascia appunto costiera che è fondamentale, perché non si può mai scindere il mare dalla terra. E appunto anche in ambito, come dicevo, ambito socio-economico. Questa è un'immagine di sempre di quella mappa, però che abbiamo fatto vedere prima, estesa anche all'area di Misida in 3D, uno studio che ho fatto in passato. E ci rivolgiamo molto alle scuole, soprattutto in questo periodo abbiamo un sacco di studenti e devo dire che vabbè, questi dati si fermano nel 2019 perché abbiamo il blocco, abbiamo avuto il blocco diciamo, dell'emergenza pandemica, ora abbiamo ripreso molto le attività dati ed è importantissimo, fondamentale per noi, alla base appunto della tutela, la didattica e l'educazione ambientale, quindi ci teniamo veramente moltissimo. Tutela della pianificazione, come dicevo prima, e una grande mano sicuramente ce l'hanno data, ce la danno tutt'oggi volontari, che sono persone che dedicano il proprio tempo, la preparazione, le proprie energie proprio per proteggere, tutelare, amando appunto un piccolo pezzettino della propria città. Spesso sono ragazzi, anche pensionati di ogni età, che vengono appunto a donarci un po' del proprio tempo. E molto cambiata in varie vesti. Questa è un'immagine di come era prima, questa è la baia di Tremesi all'interno della zona di riserva generale del parco, questa è come oggi. Quelle barche che vedete sulla destra qui possono ancorare, perché sono fuori dalla marina protetta e questa cosa è stata ovviamente possibile con una formazione, informazione continua. Noi ogni anno usciamo per mare a informare proprio i lottisti, perché spesso ignorano, cioè non sanno dove devono ancorare, dove devono transitare, a volte fanno finta di non saperlo, ma ovviamente anche con un'azione di controllo da parte delle forze dell'ordine, della Capitaneria di Porto, che ringrazio, perché senza controllo non ci sarebbe questo risultato. Anche la pesca di frodo, anche qui un'attività costante di monitoraggio, di sorveglianza, di controllo e anche di repressione. Ci sono stati un sacco di sequestri, di fermi da parte sempre delle autorità marittime e quindi è stato anche possibile risolvere ovviamente il problema che le marine protette hanno sempre e comunque, la pesca di frodo proprio fatto che vi ho detto prima, ma è sicuramente migliorato tantissimo un po' l'idrografico di quelle che sono le attività appunto di pesca all'interno del parco, lentamente quasi azzerata, ma non del tutto in quest'ultimo anno. E la pesca di frodo ovviamente va a degradare anche il sistema ecologico marino. Queste sono due immagini di uno stesso habitat, diciamo di una stessa parete rocciosa, diciamo, una all'interno, con le stesse caratteristiche ecologiche, gli stessi parametri, una all'interno del parco e una fuori, perché le azioni appunto di tutela hanno, sono riuscite e a preservare una parte appunto della biologia dei fondali. Questo appunto a sinistra all'interno del parco è la stessa parete, le stesse caratteristiche fuori dal parco, che viene totalmente devastato dalle crastacciche, da nasse, da strumenti di pesca, spesso anche illegali fuori legge. Dottoressa, sì, ci avvio alla conclusione. Grazie. E vi ricordate le immagini di prima, no? Di questo esasperato affollamento? Diciamo che il Covid del 2020 è stato un po' la forza che ha generato un altro cambiamento, che è quello appunto del sovraffollamento durante la stagione estiva. Abbiamo semplicemente contingentato, quindi abbiamo creato un limite alla presenza
drasticamente in meglio le condizioni di vivibilità del parco. Queste sono alcune immagini, come ad essere alcuni grafici che ora non mi sto a raccontare, e abbiamo attuato una strategia zero waste, zero rifiuti, all'interno del parco non si possono introdurre voti a perdere. Ricordate le immagini di prima, no? Fondali pieni, tartine di bottiglie, queste sono immagini che fortunatamente proprio sotto costa non si vedono più, e le persone sono ben disposte, portano la prima borraccia, quindi non è che non si può bere o mangiare, non si possono semplicemente portare voti a perdere in questo genere di rifiuti. Concludiamo con l'immagine della villa. La villa, come vi ho detto, è stato l'inizio un po' del degrado dell'abbandono. Oggi stiamo svolgendo questo progetto che si chiama STAM, Stazione Ambientale di Monitoraggio Marino, che vuole un progetto finanziato dalla Fondazione Rock Sud, di cui la Capitaneria è anche partner, e si prefigge di restaurare questo immobile storico per creare appunto una stazione di monitoraggio ambientale. E una stazione che vedrà coinvolta l'Università Partenope. Al momento abbiamo messo una stazione meteorologica sulla parte a terra, ma è stata installata sull'edificio a mare, appunto sulla villa. Concludo solo con queste novità, diciamo, di quest'anno. Il palazzo si doterà di mezzi elettrici, quindi totalmente elettrici, non cambierà, e acquisterà, come ha già acquistato, di nuovi mezzi, e anche di una navetta elettrica proprio per agevolare il transito e l'accesso al parco dei visitatori. E questo è anche un progetto sulla piccola pesca costiera che stiamo attuando sempre in collaborazione con l'Università Partenope e con ISPA. Questo anche è importantissimo, ma so per poco tempo, però ne riparleremo solo nella prossima puntata. Abbiamo in mente appunto di realizzeremo un piccolo progetto sperimentale sulla reintroduzione della posidonia oceanica, così tipo la posidonia oceanica è una pianta importantissima e fondamentale endemica del Mediterraneo, che una volta popolava con ricchissime praterie di tutta la costa di Posidonia, è scomparsa per diversi motivi, e ci riusciamo appunto di realizzare un piccolo, diciamo, rimpianto di Posidonia. Faremo anche un'installazione archeologica con i reperti donati da parte della Soprintendenza. Questo altro piccolo intervento che realizzeremo per proteggere proprio la fascia mesolitorale di quella più attaccata, tra virgolette, per l'assalto dei kayak, la fascia dall'alto della nostra marea, e realizzeremo delle piattaforme per consentire a chi va in kayak di poter ancorare, riposarsi, ancorare, rimeggiare e riposarsi in maniera sicura, quindi stando lontano dalle falesie di Trentarelli, soprattutto che sono soggette a frane. E concludo con questa, veramente l'ultima. Quest'anno offriremo ai bagnanti che vengono a fare anche la possibilità di utilizzare degli ombrelloni marini, nel senso che sempre considerando molto importante l'educazione ambientale, sono ombrelloni che hanno un'immagine di un animale marino del parco, e all'interno c'è una scheda che spiega un po' le caratteristiche di questo animale. Quindi si sta a mare, si sta al bagno, si sta all'ombra e si conosce anche un po' la biologia del parco. E invece quest'anno abbiamo già realizzato dei progetti, come da sempre, di inclusione sociale per i bambini meno fortunati della nostra città, e quindi di appunto svolgiamo attività di educazione ambientale all'interno dell'area della protetta. Io vi ringrazio, mi scuso se mi sono dilungata troppo, e grazie a tutti. Grazie alla professoressa. E allora ci avviciniamo al nostro prossimo relatore, che da un altro punto di vista, da un'altra istituzione, cioè dalle capitanerie di porto, e la capitano di fregata Rosa Marina Sardella, direttore del porto di Castellammare, che ci parlerà di un gioiello che si trova tra in un luogo, posso dire, complicato, perché molto abitato, e da una parte il confine viene dato dalla foce del Sarno. Parliamo del Banco di Santa Croce, un'oasi che si trova a poca distanza da noi. Prego, comandante, a 10 minuti. Grazie. Intanto buongiorno a tutti, ringrazio l'organizzazione, l'Università Partenope e in particolar modo il dottor Romagna che ha voluto coinvolgermi in questa iniziativa.
vicini con il Campi Fregata, la Scuola Castellana, e da qualche mese sono anche il comandante della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, nella cui giurisdizione cade territorialmente anche la zona di tutela biologica denominata Banco di Santa Croce. Non ho la qualifica per parlarvi degli aspetti scientifici o biologici, ho la qualifica invece per potervi raccontare brevemente come è regolamentata questa zona. In realtà si tratta di un piccolo arcipelago sommerso, quindi abbiamo un'immagine, un disegno che rende l'idea di quello che c'è sotto la superficie del mare. Sono delle rocce calcaree che si stagliano dal fondale verso la superficie e sono un patrimonio di biodiversità marina molto importante che appunto va tutelata e per il ruolo che svolge nell'ecosistema di tutta quella zona lì. Già dal giugno del 1993, con un decreto dell'allora Ministero della Verità Mercantile, fu istituita la zona di tutela biologica denominata Banco di Santa Croce, che ha come punto centrale le coordinate geografiche che vedete sullo schermo e poi una estensione all'epoca del 93 di un raggio di 150 metri. E in questo decreto del 93, in maniera molto didascalica, netta e senza troppi fronzoli, semplicemente si vieta in maniera assoluta qualsiasi tipo di attività di pesca, sia professionale che sportiva. Successivamente, nel 2009, un altro decreto ministeriale, questa volta del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, amplia la zona di tutela biologica e la porta ad essere ben più estesa, avendo cerchio di diametro di 1000 metri. Anche qui la cosa principale, e forse l'unica che tutto sommato disciplina, anche se in maniera più dettagliata rispetto al primo decreto, è il divieto di pesca del novenale di tutte le specifiche, l'esercizio di qualunque tipo di pesca professionale, sportiva, subacquea o di qualunque altro tipo, e quindi afferma ancora una volta che non si può in alcun modo effettuare pesca in quella zona. In questa immagine, diciamo, tridimensionale o più o meno tale, si può apprezzare come si stagliano questi pinnacoli di formazione calcarea dal fondale verso la superficie. L'agglomerato di queste formazioni calcaree in realtà sono circoscritti in una zona più ristretta rispetto a quella che complessivamente costituisce la ZTB del Banco di Santa Croce. E siccome è questo il centro in cui la biodiversità si esprime al meglio, l'amministrazione locale del Comune di Vico Equense ha adottato a sé la gestione e la disciplina di quelle attività che non sono vietate per decreto ministeriale, che abbiamo visto vieta qualunque tipo di pesca, e però vuole regolamentarle. Come le regolamenta? Ha approvato un regolamento appunto secondo il quale le attività diverse dalla pesca, ad esempio le immersioni subacquee avente carattere scientifico, ricreativo, anche semplicemente per fare foto e video, possono essere svolte se autorizzate dal Comune stesso. La variazione e la navigazione sono consentite, ma con degli accorgimenti, soprattutto per la navigazione che deve avvenire a lento moto e in alcun modo bisogna turbare l'equilibrio dell'ecosistema marino. L'orneggio, anch'esso consentito se autorizzato, e quello che viene autorizzato normalmente si riferisce all'orneggio dell'unità di supporto ai subacquei, può avvenire esclusivamente utilizzando dei gavitelli posti dal Comune stesso. Quello che è assolutamente vietato è l'ancoraggio. Sarebbe un tipo di ancoraggio, ma non lo compare, non importa, perché ovviamente l'ancora andrebbe a rovinare, a danneggiare il fondale marino. La zona di tutela biologica è un esempio di biodiversità eccezionale. Purtroppo è stato, e per certi versi tuttora, anche il sito
l'ufficio del maggiore centro al quale abbiamo assistito negli ultimi decenni, vale a dire la testa di frodo del Vattene di Mare. È una testa assolutamente vietata, vietata già dal 1988, ma che per decenni ha visto arricchirsi delinquenti in tutta la penisola sorrentina e oltre, posso dire in tutto il Golfo di Napoli. Per decenni la Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, di Napoli e la Guardia di Finanza hanno impiegato risorse, energie, mezzi, uomini per fronteggiare questa piaga. Fortunatamente circa un anno e mezzo fa queste indagini e le varie attività operative hanno portato ad un ottimo risultato che purtroppo non debella definitivamente il fenomeno, ma sicuramente gli ha dato un duro colpo. Le persone sono state individuate, denunciate, rinviate a giudizio e condannate, e soprattutto condannate per danno ambientale, per ricettazione e inquinamento, con una sentenza che vedrete in questo video che dura veramente pochi minuti, il Tribunale di Napoli può definire storica. Spero che crostazioni superficiali e alla crescita del dattero di mare.
Una volta che il dato è stato estratto dalla tana che si è scavata nel corso di decenni, in realtà non ha più protezione e sarebbe libero di essere anche spostato dalle correnti ed è facile ad alcuni predatori. Ma c'è ancora un'altra cosa: nel momento in cui abbiamo tolto un dato, abbiamo rovinato la paralisi, ne insegna un altro dato e quindi si approfondisce questo solco che noi andiamo artificialmente a creare. I lamberi si ritrovano a loro traccia anche nelle colonne del tempio di Serapio da Puzzoni ed è in base a quelle tracce che noi oggi abbiamo alcuni movimenti che ha fatto il suolo a causa del terrorismo nel corso dei millenni. E vi dico a chiacchierare con i nostri ecologi perché queste cose le raccontano con una passione e con lo stesso, come dire, figlio della comandante, la quale da un altro punto di vista ci ha raccontato come il law enforcement, cioè il introdurre la legge ed essere coercitivi, è l'altro aspetto della creazione di un'area marina protetta. Ecco, questi sono due aspetti che oggi sono incontrati e li avete visti. Lei è particolarmente arrabbiata questa risposta, facciamo un applauso perché non faccio. Io se posso fare solo un'ultima raccomandazione, intanto perché la repressione è purtroppo la conseguenza di una mancata educazione e forse anche di un fallimento della prevenzione, per cui nel cercare di prevenire bisogna informare e sensibilizzare, come diceva anche la dottoressa, per cui io vi invito a denunciare chiunque vedete raccogliere pescare i datteri o li vedete servire nei ristoranti o vendere nelle pescherie, sono criminali. Grazie. Grazie comandante. Allora siamo al prossimo intervento e sono tutti interventi particolarmente tesi. Mi raccomando, siate calorosi con il nostro comandante, il capitano di corvetta Mirko Leozio, rappresentante dell'ultimo strato di Fabricare di Napoli, e io mi avvicino al suo banco per dargli un po', lui ama parlare direttamente alle persone. I Fabricare si dice che non dentino, ma la voce ce l'ha forte. Lui vi racconterà che cosa fa questo corpo della marina militare della società italiana in senso lato, voglio dire. Ah, buongiorno a tutti, mi sentite anche senza microfono? Okay. A differenza di qualcuno io odio stare dietro le cattedre e poi così vi controllo meglio che non chattiate, non dormiate e siate un po' più attenti. Allora, prima di tutto sono un ufficiale di marina, nello specifico sono un palombaro, comando un piccolo nucleo di palombari che si trova qui a Napoli. Oggi cerco di spiegarvi più o meno quello che siamo, cosa facciamo e come lo facciamo. Ok, scusate, abbiamo chiuso. Allora, palombari. Il palombaro fondamentalmente deriva dalla curiosità umana. Voi andate al mare? Quasi tutti. Fate tuffi sott'acqua? Quelli più curiosi fanno anche qualche bracciata in apnea. La curiosità umana è nata per questo, è nata per scoprire quello che voi non conoscete. E quello che mano a mano vedrete nel tempo è che la curiosità umana ha favorito lo sviluppo tecnologico, compatibilmente con le epoche recenti. Non andate in panico perché io quando vedevo queste immagini da ragazzo a scuola era una tragedia per me. Nel senso, è la prima rappresentazione storica di un lavoro subacqueo. L'uomo andava già sott'acqua, cercava cibo, reperti, cose preziose che potevano essere perle, oggetti sommersi. In questa immagine, che parliamo del V secolo avanti Cristo, vedete un padre e una figlia che vanno a tagliare gli ormeggi della flotta di Serse. Qualcuno ha visto il film 300? Chi sì, chi no. Ok, va. La flotta di Serse andò al largo della Grecia, avrebbero conquistato praticamente tutta quanta la Grecia, loro ebbero la fantomatica idea di impiegare quello che era una canna, come a volte si vede anche negli anime, per respirare dalla superficie, e un antesignano del nostro snorkel che viene impiegato per fare escursioni sulla superficie dell'acqua. Tramite questo sistema, riuscirono, non visti, a tagliare gli ormeggi. Siccome era in corso un fortunale, la maggior parte delle navi si schiantò sulla costa e il 40% della flotta e del personale hanno distrutto. L'unione della curiosità, capacità e inventiva, perché vi assicuro che ai tempi non era facile.
Tant'è che un secolo dopo, Alessandro Magno, quella è soltanto un'idea che lui ebbe, voleva farsi costruire una sfera, un cilindro di vetro, il vetro si conosceva già da molto prima, per vedere cosa c'era sul fondo del mare. Cosa gli mancava? La tecnologia, la tecnica per farlo. Con circa un paio di migliaia di anni di preavviso, è quello che noi impieghiamo per andare sul fondo fino a 300 metri di profondità. Per farvelo in maniera molto semplice, un ascensore subacqueo. Lavorativamente è molto più complesso. Stessa idea avuta da uno dei geni del millennio, Leonardo da Vinci. Anche lui ha progettato per scopi offensivi un palombaro. Andare sott'acqua, sotto le navi nemiche, non viste, è un qualcosa che tutti vorrebbero saper fare e che sanno fare in pochi. Per realizzarlo si è dovuti aspettare il 1900. Quello prototipo che vedete è stato realizzato e messo nel Museo della Scienza a Milano. Lui non aveva la capacità tecnica di realizzarlo, di garantire l'effetto stagno al personale che andava sott'acqua a lavorare e soprattutto di non farlo soffocare, perché questo che vedete, che io impiego tutt'oggi, è alimentato dalla superficie continuamente. Quindi immaginate, non vado sott'acqua da solo, vado sott'acqua con un supporto non indifferente. Questo però mi obbliga a non avere l'incognita o a non essere nascosti sott'acqua. Un altro piccolo passo storico veloce, Halley. Qualcuno forse conosce la cometa di Halley? Non era soltanto un astrofisico e un astronomo, ma era anche un ingegnere, come tutti quelli del suo tempo. Era anche amico di Newton. Avete studiato Newton? Chi si ricorda le leggi? Ok. Durante la sua carriera Newton, però, per studiare servono soldi. Lui finì il suo budget e non riusciva a portare avanti quella che era poi la teoria della gravitazione universale. Siccome Halley era amico e ingegnere intelligente, realizzò questa, una campana subacquea, né più né meno, sempre in maniera semplice, un bicchiere rovesciato dove l'aria veniva pompata dalla superficie. Gli operatori all'interno riuscivano ad uscire, questo viene appoggiato sul fondo del Tamigi, massimo 20 metri se non ricordo male, e a recuperare tutto quello che cadeva dalle navi sul fondo del Tamigi, che potevano essere oro, metalli preziosi, metallo, barili e quant'altro. Facendo questo, guadagnava, vendendo quello che trovava, il ricavato l'ha devoluto al buon Newton, il quale ha potuto portare avanti i suoi studi, arrivando a sviluppare quella che è la legge della gravitazione universale, per cui, come dice qualcuno, se si va su Marte fra un po' di anni, non è metodo del merito di Elon Musk, ma di una marina. C'è un contatore di cui non hai parlato. Contatore lo sto saltando perché ne parlo più avanti. Vai pure. Finalmente arriviamo quasi ai giorni nostri, a quelli dei miei crisaboli. Viene istituita a Genova la prima scuola palombari, cioè per andare sott'acqua bisogna studiare. Ed è da questo che nascono anche i vostri problemi con la scuola. Cosa significa? A Genova si impara a fare il palombaro. Quando si impara a fare il palombaro bisogna saper impiegare un qualcosa di simile, che tutt'oggi si impiega, perché il genio che l'ha inventato, poi perfezionato nel tempo, ha creato un qualcosa che permetteva a tutti di poter lavorare sott'acqua, tutti quelli con determinate caratteristiche. Non tutti possono fare il palombaro, non tutti lo vogliono fare soprattutto. Pensate che questo armamento, si chiama così, che vi permette di andare sott'acqua, quando siamo in piedi in superficie, prima di immergersi, pesa circa una novantina di chili. Ok? Tutto quello che dobbiamo fare noi lo dobbiamo fare impiegando questo sul fondo, o in quota o in superficie, mantenendo sempre il controllo di quello che è l'assetto. Il palombaro ha un piccolo problema, è per quello che non lo fa quasi mai nessuno: se sbaglia, il 90% dei casi ha un danno fisico che può essere anche fatale. A quei tempi, 1884, una data secondo me impressionante, andare sott'acqua con queste apparecchiature erano eroi, perché vi assicuro che purtroppo era molto molto difficile. Anche perché chi non era idoneo, chi stava male fondamentalmente, soggetto a malattie, mal di testa, esili, purtroppo il video non parte, io lo so già, quindi l'ho già eliminato, detto, ma i palombari di una volta venivano scelti in base alla stazza. Più erano grossi, più potevano lavorare sott'acqua. Potevano avere malattie reumatiche, sifilitiche, malattie della pelle, e una cosa che hanno tolto a me veramente nudo, l'alito cattivo. Perché l'alito cattivo era sintomo di mal di fegato. Purtroppo questo libro non c'è più. La scuola palombari viene spostata alla Spezia, al seno del Varignano, che è vicino alla Spezia, Porto Venere, nel 1910, ed è tuttora lì. E tuttora chi si vuole brevettare e diventare un palombaro deve andare lì a studiare. Quando però spostarono la scuola palombari a Genova, iniziarono a mettere i primi requisiti. Quello fondamentale era saper leggere e scrivere. Quindi voi immaginate, c'è scritto, il tasso di analfabetismo in quell'anno era del 45%, quindi già il 45% delle persone
non poteva fare il palombaro. Perché misero questo vincolo? Perché per andare sott'acqua non bisogna soltanto saper respirare, ma lavorare, calcolare, misurare. Quello che facciamo noi sott'acqua è qualunque lavoro vi venga in mente: distruggere, tagliare, recuperare, pitturare, ho scoperto da palombaro che si può pitturare anche sott'acqua, sollevare, affondare. Quindi per poter fare queste cose bisogna pianificare e calcolare. Perché era complesso? Purtroppo il video non parte, ma questo era bellissimo, è il video di uno dei primi corsi ordinari palombari. Voi immaginate di andare sott'acqua, non riuscite a vederlo bene, ma questa è una pinza, di andare sott'acqua con due pinze. Adesso immaginate con due pinze di allacciarvi le scarpe. Lo sa fare più o meno uno su 80, senza che gli venga spiegato, perché vi assicuro che è estremamente complicato. In acqua le cose si complicano ancora di più. Quindi, andare in acqua con questa apparecchiatura in cui solo il braccio pesava in superficie 90 kg, riuscire a muoversi, a fare un nodo, a legare un oggetto e a portarlo in superficie, faceva sì che la percentuale di persone che si brevettavano era circa l'1%. Ovviamente in tempi in cui la fame e la voglia di lavorare erano all'ordine del giorno, non tutti riuscivano ad avere questa capacità. Piccolo cenno storico, ma giusto perché è un eroe dei nostri tempi. Nel 1912 questa persona andò a salvare 68 persone sul sommergibile che si era appoggiato sul fondo. Le salvò facendo fisicamente lui avanti e indietro con quello che si può definire un ascensore subacqueo. Alla fine si risvegliò in ospedale e perse un dito per un eccesso di malattia da decompressione. Era qualcosa che purtroppo poteva capitare, lui già lo sapeva. Intelligentissimo Gianni inventò quella che chiamò la cassa disazotatrice, sembra uno scioglilingua, è l'antesignano della camera di decompressione, che ora è diffusa in tutti gli ospedali e serve a trattare sia palombari, persone che hanno infortuni in acqua, sia persone che possono avere necessità di ossigenoterapia iperbarica. Oltre a quello inventò un altro sistema per andare sott'acqua, ovviamente senza poter lavorare, ma per poter osservare la profondità di circa 200 metri. Questo perché prima di sprecare un operatore o di mandarlo a lavorare in un luogo che non conosco, ho un'idea di cosa deve fare. Voi non pensate a fare immersione alla gaiola, per quanto bella possa essere, pensate che io lavoro nei porti dove di solito la mia mano così non la vedo. Tant'è che quando si fa il corso si fa immersione con un mascherino nero e le mani diventano i vostri occhi. È una cosa bellissima, ma per qualcuno mette ansia. Questo è un piccolo vanto di quello che era la Marina Militare dell'epoca, cioè il recupero di nave Leonardo da Vinci. Purtroppo durante la guerra venne affondata a Taranto, si chiamarono nell'immediato dopoguerra i palombari, ai tempi ce n'erano tanti, che la recuperarono nel 1919. Questa nave era circa 170 metri di lunghezza, quindi quando qualcuno ha visto o ha sentito parlare del Costa Concordia, recupero eccezionale per cui hanno impiegato un anno per calcolare e fare brigare, i palombari hanno impiegato circa 4 mesi per recuperarla e portarla in galleggiamento. Immaginate una nave simile, ce n'erano tante, ora lo vedremo nelle prossime slide, che erano affondate nel porto, interdicevano anche quella che era la navigazione, l'accesso dei porti, il rifornimento di viveri e quant'altro. Quello che vedete poi è una corsa al fondale. Le persone cercavano di andare sempre più in profondità con apparecchiature sempre più performanti e adatte a sopportare la pressione. Stesso concetto, se io sbaglio, muoio. Ovviamente la corsa alla profondità l'abbiamo vinta noi, piccolo quanto italiano, anche se adesso tutti quanti guardano l'America, con tecnologie e capacità che erano dovute sia al singolo individuo che inventava questi sistemi, sia alle persone che li impiegavano, perché andare in acqua ogni volta significava mettere a rischio la propria vita. Cosa succede nell'immediato dopoguerra? Perdiamo, troppo lo sanno tutti, e ci ritroviamo i porti bloccati dalle navi. Soltanto alla Spezia 320 navi affondate. Quindi significa che per tutti gli abitanti di Spezia il percorso marittimo, le vie di comunicazione, i rifornimenti erano bloccati. In 4 anni, i palombari le recuperano tutte. Le sollevano, vi assicuro che sollevare una nave dal fondo è un qualcosa di estremamente complesso, sia per risorse, mezzi, materiali e per la complessità di calcolo che era richiesta ai palombari, perché lo facevano loro. Non c'erano ingegneri specializzati che calcolavano cosa impiegare. Da lì deriva quello che sanno fare i palombari e quello che noi dobbiamo fare come palombari. Fondamentalmente sono 3 compiti: soccorrere i sommergibili, ovviamente quelli militari, che per un qualunque motivo si trovano sul fondo, hanno un problema, non possono risalire. Il sommergibile sul fondo si trova a pressione atmosferica, cioè quella a cui respirate adesso. Il nostro compito è arrivare fino ai 300 metri, collegarci al sommergibile, far transitare il personale e riportarlo in superficie.
Al battello ci si pensa in una maniera successiva. Nel frattempo riesco a salvare il personale che vi è all'interno. Cosa fondamentale, vero comandante? Sommergibilista, tra parentesi. Neutralizzare ordigni esplosivi. La maggior parte del mio lavoro è quello che adoro. Voi pensate che soltanto l'anno scorso mi sembra che siamo 62.000 ordigni ritrovati sui litorali. Come ha detto prima il comandante, abbiamo 8.000 km di costa, 8 ogni chilometro, un tanto al chilo. Quindi capita spesso e volentieri di trovarli e sono tuttora tutti quanti attivi, perché li abbiamo costruiti talmente bene che non perdono mai le loro caratteristiche di impiego. In più lavorare sott'acqua. Qualsiasi lavoro vi venga in mente ci venga chiesto, fino a 1.500 metri di profondità con i veicoli, fino a 300 metri con l'impiego dell'uomo. Come lo facciamo? Apparecchiature presso gli esistenti. Se lo guardate bene è l'evoluzione di quello che impiegavano per lavorare fino a 200 metri. Adesso è molto più performante, i giunti che impiega non risentono della pressione, quindi quando io lavoro sott'acqua è come se mi muovessi adesso. Sono ad atmosfere terbaliche, quindi quando esco da questo non devo fare decompressione. Apparecchiature per fare immersione vincolate dalla superficie, quella nello specifico è impiegata fino a 60 metri. Si possono impiegare in acque inquinate, immaginate uno sversamento di idrocarburi in mare o di dover entrare dentro la zona motore di una nave. Oppure le apparecchiature autonome, come questa, che permette di andare in libera a 80 metri con quello che sono l'equivalente dei moderni rebreather, autorespiratori che riciclano l'aria che impiegate e vi permettono di lavorare sul fondo. Ah, quello che è in mano l'operatore è un sonar portatile. Siccome, come vi dicevo, io lavoro a visibilità zero, grazie a questo oggetto riesco a vedere quello che ho davanti. Immaginate di fare immersione a 80 metri per cercare delle persone che potrebbero essere intrappolate in qualche posto, in un peschereccio, per fare una ricognizione marina per un fondale archeologico. Grazie a quello riesco a mapparla e la superficie lo vedo in contemporanea. Veicoli che vengono impiegati fondamentalmente per piccoli lavori, hanno solo delle pinze. Purtroppo l'abilità manuale dell'uomo non può essere né uguagliata né sostituita, che però permettono di avere anche di effettuare indagini, prelievi di campioni e quant'altro fino ai 1500 metri. Man mano è tutto che era spostato più avanti con la tecnologia. Attuali capacità subacquee. Quello che vedete sono due camere iperbariche collegate a quella che si chiama SAS innesto, cioè un sistema di comunicazione. Questo qui è quello che vi ho volgarmente definito un ascensore subacqueo. Se lo sentiva il mio comandante mi strappava il brevetto. Gli operatori qui dentro sono alla pressione del fondo, faccio un esempio, 250 metri. Sono tutto il tempo a questa pressione fino a un massimo di 28 giorni. Transitano all'interno, vengono portate sul fondo, si apre il sistema che deve essere ovviamente alla stessa pressione, gli operatori lavorano, più o meno con turni di 6 ore. Quando loro rientrano, l'altra squadra va a lavorare. Questo sistema può essere impiegato per un massimo di 28 giorni ed è similare a quello che usa chi lavora sulle piattaforme e chi fa ricerche e scambio. Bonifica degli ordigni esplosivi. Questo qua è uno degli ultimi fatti a Cagliari. Come vi dicevo, considerate che più o meno sono 60-80 metri di colonna d'acqua. Come vi dicevo, gli ordigni sono costruiti talmente bene che sono poco igroscopici, assorbono poco l'acqua, quindi anche dopo 80 anni in mare hanno sempre lo stesso potere detonante. Immaginate che se io prendessi una bomba a mano della seconda guerra mondiale e la lanciassi di mezzo, detonerebbe. Perché più è piccolo, più è semplice farlo detonare. Questo, vabbè, alcuni numeri giusto per farvi capire quante e come se ne trovano sui litorali italiani. Purtroppo nella seconda guerra mondiale si stima che abbiano sganciato inesplose oltre 10 milioni di tonnellate di bombe e di ordigni bellici, quindi il lavoro non è ancora per molto. Lavoriamo anche con altri di Castello, giustamente. Enea, il progetto che si occupa della ricerca scientifica in Antartide, il controllo delle piattaforme di estrazione. Qualcuno ha sentito parlare del Nord Stream dei ragazzi? Guardate poco del giornale. Ah, ok, perfetto. Il nostro compito è evitare che lo possano fare anche da noi e collaborare con i beni culturali qualora richiesto. Vai. Giusto due cose che abbiamo fatto negli ultimi anni, hanno messo solo le più importanti. L'operazione Concordia, recupero purtroppo delle salme intrappolate, verificare cosa è successo, come è successo e poi collaborare per il recupero navale. Torre dei piloti del porto di Genova, purtroppo molte volte il nostro compito è andare sott'acqua anche a cercare chi non si trova o a capire perché qualche cosa è successo, in questo caso era semplice. E come vedete, lavorare in queste condizioni fra detriti, fango e scarsa visibilità e cercare qualcuno è estremamente complesso e tra parentesi non lo fanno tutti. Naufragio del Mediterraneo, idem come sopra,
quando un barcone affonda a 300 metri di profondità, le persone, le ditte che ci possono andare si contano sulle punte delle dita di una mano, solitamente avanza anche spazio. Stessa cosa per quanto riguarda il Mediterraneo. E in come sopra il crollo del cimitero di Camogli, cosa che è successa anche qua ultimamente a Ischia, in questo caso durante animale a metà del cimitero, il nostro compito era anche quello di recuperare le salme. Quindi è per quello che vi spiegavo, che è un lavoro che deve essere voluto fare e non tutti sono in grado di fare. Ok, spero di aver rispettato i tempi. Sì, sicuramente hai rispettato i tempi. Allora ragazzi, se ci sono domande, è un'attività di grande pregio e di cui ci dobbiamo vantare. Il comandante faceva cenno alla piattaforma petrolifera. In realtà, prima dei fatti recenti della guerra, il pericolo maggiore che correvamo erano delle falle della condotta. E quindi quella resta sempre, cioè il pericolo che si possa scacciare la dotazione, non volendo che si possa disperdere del pregio in acqua. Comandante, lei è a disposizione di questi ragazzi per le domande, magari in un momento più rilassato, tra 10 minuti. Quando volete, curiosità, domande? Ok, di nuovo un applauso. Due comandanti
che hanno ripetuto la sua matricola. Si è distinto particolarmente, ed è una persona molto profonda e complessa, si è distinto particolarmente per i metodi di indagine innovativi. Prima che fosse lui a occuparsi di certi reati, tutti i reati di mafia erano tutti spezzettati tra tante persone e soprattutto non si sentiva la vista dei soldi. Pensate, era un'epoca nella quale si utilizzavano gli assegni per i pagamenti e se ne diciamo, firmavano migliaia e migliaia, e a nessuno era venuto in mente di utilizzarli per tracciare il flusso di denaro che serviva per tutto quello che era l'industria della droga di allora. L'Italia ne riusciva veramente tanta, era anche la mafia la mandava per servire, prego. Sì, non lo si dice, prende il tutto. Okay. In effetti, per me, quando cominciamo a pensare, perché non ci ha pensato nessuno prima di lui? Guardi, la risposta credo sia abbastanza complessa e possiamo prendere, forse come esempio ce la capiamo, ci sono gli scienziati. A volte gli scienziati hanno davanti di tutto, ma non fanno quell'innovazione che poi rende quell'elemento dirompente. Pensiamo ad Einstein, è uno scienziato del secolo scorso ed è stato lui a guardare tanti pezzi della scienza e raggrupparli all'interno di un'unica chiave di lettura. A volte accade solo questo, ma lui sicuramente è la formazione che lui ha avuto che gli ha permesso di guardare questi elementi con un unico filo logico. Quindi questo era il metodo. Poi il metodo entra all'interno di un gruppo di lavoro, quello che viene chiamato il gruppo antimafia. Fu chi Nici a fondarlo, poi fu Antonino Cavonetto a portarlo avanti. E difatti il PUD funzionava molto molto bene. E il parallelo che noi facciamo con la nostra comunità è proprio quello del gruppo di lavoro, della comunità di lavoro. Cioè, più persone mettono insieme le proprie intelligenze e le proprie abilità. Lui era uno strenuo difensore della giustizia, della legalità, e in più riprese ha sempre detto la legalità porta all'altra legalità. In effetti l'Italia di oggi è un'Italia diversa dall'Italia di 30 anni fa. Quando guardiamo un po' indietro nel tempo e guardiamo la conseguenza di quei eventi, anche tra marci, erano continuamente attentati a uomini dello Stato in varie posizioni dello Stato, cose che fortunatamente non si vedono tanto oggi, e questi attentati non ci fanno riconoscere l'Italia di allora come il paese nel quale viviamo oggi. Questa è un'altra cosa che vi faccio vedere, perché è nel parallelo con l'impegno di cui abbiamo parlato dei cittadini che donano il proprio tempo per difendere le aree agricole. In realtà qui per la seconda volta, prima c'era stata un'operazione in Sardegna, lo Stato decide di mettere in campo giovani di età, ragazzi della vostra età, e li manda a fare l'operazione di essere siciliani per potenziare il controllo del territorio. Io facevo parte di quel gruppo di ragazzi che stavano lì, in realtà sono proprio la persona vicino a me e a tutti, e vi porto il sentimento dell'epoca. I siciliani ci vedevano come loro figli, perché avevamo 20 anni, eravamo quasi dei bambini ai loro occhi. E questa cosa aumentò moltissimo il senso di appartenenza e l'idea che era accaduto qualcosa che doveva portare a un cambiamento radicale, che poi effettivamente col tempo lentamente è avvenuto. Ora sono rimasti i singoli e è rimasto il nostro impegno a ricordare. Uno dei primi singoli è stato l'albero, un ficus che sta di fronte alla casa il magistrato, che è stato riempito di biglietti e continua ad essere un luogo dove le persone portano i propri pensieri. Ma c'è una curiosità, vedete, questo è un museo che sta in Sud Tirolo. Nel Sud Tirolo hanno fatto una mostra che si chiama Eroi e Nudi, e nella mostra Eroi e Nudi hanno messo dei reperti che sono stati donati alla Fondazione Falcone. E in questo percorso all'interno del museo si racconta una cosa straordinaria: come nascono gli eroi, quanti ne nascono in un secolo, e soprattutto qual è il nostro rapporto con gli eroi. Io non sono ancora andato a visitare, è una curiosità che ho trovato interessante, anche perché pensavo che avrebbe
diciamo che il ricordo del giudice avrebbe interessato soltanto gli organi di polizia. Infatti a Quantico, lì dove lei ha a destra, c'è una statua di Carlo Giudice, invece no, anche in sul Tirolo, sì, certo, vero. Vi ringrazio per averci ascoltato in questa prima parte. Io vi invito solo a continuare a testare la memoria. Questa memoria ci aiuta ad andare avanti e ci aiuta a fare le cose che tutte queste persone straordinarie che avete sentito qui fanno tutti i giorni, cioè si ricordano che c'è qualcosa da difendere e soprattutto da portare avanti. Ora interrompiamo brevemente per una parola e poi riprenderemo con tutti gli interventi di carattere scientifico. Che fa sì che la terra flegrea sia sostanzialmente un ascensore.
sotto la terra flegrea, sapete che i campi flegrei sono il più grande vulcano attivo europeo, molto più grande e preoccupante del Vesuvio, il super vulcano lo definiscono i geologi, una cosa assomiglia lì alle Stone in America, 24 edifici vulcanici che sono i nostri laghi, i nostri crateri, e che hanno una enorme caldera, una camera magmatica che si scalda e si raffredda periodicamente e riscaldandosi fa sollevare la crosta terrestre, e questo è il periodismo ascendente, viceversa quando si raffredda la fa passare. E questo è l'ascensore, in questo momento la Terra sta salendo, negli ultimi 15 anni circa è salita quasi di un metro, è abbastanza inquietante, il tavolo dove mi siedo, o meglio l'ufficio dove risiediamo noi, che sta rivedendo i suoi, in questo momento si sta sollevando di qualche decimo di millimetro, questa è una cosa che ci getta anche un po' di ansia. Ma a un certo punto della storia, e sappiamo anche più o meno quando, tra, diciamo, semplificandoci la vita, il 350 e il 650 d.C., l'ascensore, dopo uno spinto pulsante di discesa, ha iniziato a scendere. E quindi quel pezzo di costa flegrea che voi vedete sfumato in un azzurro più chiaro, che prima era terra, sul quale prima camminava le persone, ha iniziato a scendere. Scende di circa 3 metri e mezzo in media, abbandonando in realtà, lì il mare non ha fatto nulla, la terra ha iniziato a scendere, il mare ha veramente occupato quegli spazi, in alcuni luoghi circa 200 metri di costa, in 250-300 anni, che vuol dire l'abbandono di quegli spazi che prima erano terre, che prima erano domus, ville soprattutto, anche di palazzi importanti come quelli degli imperatori. E questo è il motivo per cui il parco sommerso è sommerso, per cui quella memoria materiale e immateriale dobbiamo andare a incontrare in forme particolari. Ecco, questa è l'eccezionalità del parco sommerso. In realtà è una sequenza di cose eccezionali, perché Baia era eccezionale nel mondo antico, perché era un luogo eccezionale, non ordinario. Gli imperatori stavano lì, con tutto rispetto del mio amico e collega direttore di Pompei, non andava a Pompei e Colano, ma a Baia, perché quello era il luogo degli imperatori. Quindi già era eccezionale in antico, eccezionale è il fenomeno che l'ha portato in questa dimensione, ed eccezionale è il modo con cui noi offriamo la possibilità di visitare. Bisogna fare qualcosa di straordinario e particolare, e questo lo rende molto appetibile e effettivamente fruibile. Il parco sommerso è una cosa anche questa eccezionale, anche per, banalmente per dimensioni. Sono 177 ettari di mare, che ovviamente con il patrimonio sommerso, tutelati come area marina protetta e luogo della cultura. Non voglio ritediarvi, ma voi immaginate Pompei in tutta la sua estensione moltiplicata per 3. È questo il parco sommerso di Baia. Questo la dice anche lunga sulla complessità gestionale di un manipolo, in realtà scarso di persone, dovrebbe essere molto di più, gli archeologi e gli istruttori che devono prendere cura di uno spazio così grande. Diviso in 3 zone, come prevede la norma di protezione ambientale, una zona A dove non si può fare nulla se non andare a visitare con gli operatori autorizzati da noi il parco sommerso, che corrisponde a Ponte Pitaffio, cioè al cuore di questo parco, verso il primo, una zona B dove si può fare qualcosa di più, e una zona C che prevede lì al centro, un po' più sfumata, dove è possibile la variazione, dove sono possibili altre limitate. Facciamo questo tuffo virtuale, se poi il dottor Ramaglia avrà così gentile, soprattutto se avremo tempo, ho un piccolo video da farvi vedere, ma ditemi voi se avremo, cerco di andare molto veloce. Cosa si fa nel parco sommerso? Come si incontra questa eccezionalità? Ovviamente si scelgono le modalità più opportune, chi ha il brevetto si affida a un diving, mette il bombolo, scende e si fa il suo tour di circa 40 minuti dopo la sua preparazione, dopo tutta quella dimensione di preparazione che ti viene l'immersione. E ci si aggira in uno dei percorsi, ne abbiamo 6 in questo momento attivi. Non si entra dalla porta di ingresso, ma si entra da una boa, si attracca con un gommone, ci si tuffa e si fa questo percorso. Chi non può, perché non vuole, non ha il brevetto, può fare più o meno lo stesso con, non so, un gommone o con una canoa, inforcando una maschera, snorkeling, e si può, visto la profondità di 3 metri e mezzo e la limpidezza del mare consente di farlo, con un po' di apnea si riesce a vedere molto anche senza aver brevetto. Chi non si vuole bagnare prende un'imbarcazione, ce ne sono 3, entra nella pancia di questa imbarcazione, si avvicina, si mosaggia a queste strutture e riesce a vedere appunto più o meno, in maniera un po' filmata, la dimensione. Cosa si vede? Qui i tempi sono ristretti, quindi devo andare inevitabilmente velocemente. Si può arrivare vicino al cosiddetto linfeo di Ponte Pitaffio, una
grande sala pranzo del complesso palaziale della dinastia Giulio Claudio, appunto appartenente, edificato al tempo di Claudio, con le copie delle statue che si parla del Castello Aragonese, che ci ricorda questa sala di banchetti che sta di fronte al mare e che adesso sta sotto il mare. Si può avvicinarsi alla villa cosiddetta Protiro, la più grande della quadriga di mosaici che noi abbiamo sommersa, perché è una sequenza enorme di mosaici, di grandi superfici dove stiamo lavorando, e lì si può entrare in contatto con questa memoria. Non so se l'avete fatto, l'avete visto fare, o l'avete visto sui nostri social, o qualche video. C'è un gesto che io trovo molto poetico. Questi mosaici noi li copriamo costantemente, sono costantemente sottoperti, perché vanno protetti. Perché lasciare un mosaico così agli agenti biologici, potenzialmente patogeni, che ci sono sotto il mare, vuol dire perdere un pochissimo tempo. Quindi lo copriamo ogni volta. Quindi ogni volta che un gruppo di persone si immerge con un danni, si fa un gesto banale, che è quello di muovere con l'acqua e scoprire questa sabbia che copre il mare, che in realtà io trovo estremamente positivo. È una scoperta che la gente sentiva tutti i giorni, che però comporta uno stress per il mosaico. Questo è il motivo per cui noi lavoriamo con i restauratori, questo è il motivo per cui a Bari è stata sperimentata per la prima volta al mondo la prassi di restauro sott'acqua. Come si fa a restaurare un mosaico le cui teste si muovono sott'acqua? Beh, si usano delle malte speciali, delle attrezzi speciali, se vogliamo anche banali, ma i restauratori si devono mettere le bombole, scendere sotto e fare un lavoro un po' speciale perché il luogo è speciale. Lo facciamo in mille modi e continuiamo a sperimentare con queste dimensioni. Così come la cosiddetta Villa dei Bisogni, vedete, prima parlavamo del valore materiale. Voi fate liceo, vi ricorderete la misura dei bisogni probabilmente, sono quei bisogni, perché sappiamo che questa era la via dei bisogni, un bisogno banale, perché lì fu trovata quella tubazione in piombo, per cui c'era scritto bisognis, un tubo che portava l'acqua, ma che per noi è l'etichetta di citofono che ci dice il nome e il cognome di chi abita, sono quelli che cercano di congiurare contro Nerone, hanno scoperti e fanno una brutta fine. Forse in queste sale abbiamo parlato e ragionato su come appunto spodestare Nerone, mentre non se la passava. Vado velocemente, volevo solo farvi vedere una carrellata di immagini di come noi operiamo e vi racconto velocemente le attività che abbiamo condotto negli ultimi anni in un contesto che è quello delle terme dell'Agus, siamo sempre sotto Ponte Milafio, dove abbiamo lavorato ovviamente con una campagna di indagini, noi siamo archeologi, in qualche modo prima cosa da fare per noi è così una buona conoscenza del contesto, perché credo che dovremmo andare veloce, abbiamo quasi esaurito il tempo. Purtroppo sì, ma ci incanta comunque. E quindi questo è il contesto, anche qui è tutto diverso, le fotografie che siamo abituati a immaginare, quindi abbiamo tecnologia, fotografia, fotorestituzione, fotogrammetria, tutte le cose che vanno fatte con strumentazioni appositamente progettate e utilizzate sul campo. Quindi diciamo una foto zenitale che fa vedere la serie di ambienti di queste terme, via posizionamento di questo complesso, vari ambienti che andiamo a studiare per mappare i tipi di mosaici di superfici, che siete così. Vediamo anche mai le foto, quindi un censimento anche se vogliamo dei problemi che abbiamo, mappatura dei mosaici, ricostruzione delle superfici che stiamo evidenziando, ricostruzione degli ambienti che componevano questo tassello, molto vedete anche la pelle. Terzo, la massità, cioè la carrellata delle superfici mosaicate, opus secco, cioè pavimenti in marmo, mosaici policromi, mosaici in bianco e nero, questo vuol dire anche esigenze conservative diverse, per arrivare poi alla conclusione di questo lavoro di ricerca, a delle attività che abbiamo condotto di restauro, siamo stati anche fortunati perché il mare ci ha regalato due parti di un tavolino, termine greco, trapezofora, cioè basi per una trazza, un tavolino che abbiamo prelevato dal mare, portato in laboratorio, restaurato e adesso stiamo allestendo, fino a quando con dei restauri che sono stati condotti siamo riusciti a vedere il nuovo percorso. Questo è il nostro lavoro, conoscenza, restauro, conservazione, valorizzazione e restituzione alla fruizione. Quindi alla fine della nostra attività è stato aperto un nuovo percorso che prima non c'era e adesso chi vuole andare in qualche mezzo ha anche la possibilità di visitare le terme dell'Agus. Questi vedete sono un po' i percorsi di questo strano museo bagnato, dove non ci sono morti, ci sono boe, i morti si avvicinano a quella boa, l'imbarcazione si avvicina a quella boa, cioè si tuffa o si immerge letteralmente in acqua o in forma immediata attraverso queste imbarcazioni. Lo si fa anche, come dicevo, con delle imbarcazioni che passano a treno, anche di notte,
attraverso le imbarcazioni, su cui scendono e scoprono i mosaici. Applichiamo anche un tentativo insieme all'Istituto Centrale di Restauro di in realtà aumentare la metà e sviluppare positivamente per l'ambiente su barco, in cui si può vedere anche l'ambiente come era antico, e questo è un po' la sua complessità. Vi dico solo un elemento di cronaca, lasciandovi poi eventualmente il tempo per qualche domanda per soddisfare qualche vostra curiosità, che adesso, dopo questo lavoro sul Grande Lago e altri che abbiamo portato avanti, stiamo lavorando su un altro complesso che sta proprio in punta di Caffio, veramente a 100 metri dalla costa. Vi do qualche anteprima, l'altra volta stiamo cercando di capirci qualcosa di più, indagando questo complesso che crediamo sia la domus importante, anche qua grandi pavimenti come vedete in marmo, su cui stiamo già lavorando, ma soprattutto per la prima volta abbiamo trovato la struttura circolare, qui faccio vedere solo l'ipotesi ricostruttiva, con un mosaico parietale, non orizzontale, ma verticale, con delle nicchie, come vedete anche con delle dimensioni di mosaico policromo, delle figure di anatre che stanno lì al centro di una poterla affrontare. Una cosa molto bella che in questo momento non si può vedere, non si può vedere perché dobbiamo finire le indagini, ma anche perché non sappiamo ancora, tutta l'onestà del caso, come trattare la questione conservativa. Non abbiamo mai gestito un mosaico orizzontale, ma verticale, dove in realtà abbiamo visto che ci sono anche tessere con foglia d'oro, che è una cosa che loro facevano, di quantità enorme, questa è affrontata come la immaginiamo, con queste nicchie decorate, questa è le nostre tipologie di analisi. E quindi cosa stiamo facendo? Stiamo facendo lavorando con degli oceanografi, dei restauratori, un modello numerico-matematico, che dei fisici anche, che possa simulare lo stress al quale potremo sottoporre quel mosaico una volta liberato e guidando gli interventi conservativi, perché questo patrimonio è strepitoso, ma strepitose sono anche le attenzioni doverose per garantire la sostenibilità. Non ci vogliamo giocare questo mosaico due anni a vedere tante persone perché lo faremo vedere con quali condizioni consentiranno la sua sostenibilità interpretata e garantire una lunga durata della sua conservazione. Credo di essere andato tutto, c'è un video che possiamo vedere, posso qualcuno dire cioè. Allora, è giusto per non parlare troppo di sui nostri relatori, forse se c'è una cosa che il direttore penso per modestia non abbia potuto aggiungere, ma la dico io. Quei mosaici permettono una cosa straordinaria, ovvero la fruizione da parte di persone non vedenti con delle guide specializzate, e è uno di quei casi nei quali persone che non possono osservare i mosaici vanno lì di notte. E questo è, come dire, un altro modo straordinario da battere le barriere, possiamo dire, non architettoniche, perché non c'è un'architettura, ma proprio le barriere naturali. Quindi complimenti al parco che ha attrezzato anche per questo tipo di cose. Grazie direttore, se ci sono domande. Va bene. Allora ragazzi, do la parola al professore Troisi, che è il moderatore di questa seconda parte, che vedrà gli scienziati dell'Università Partenope avvicinarsi in un'altra parte di questo racconto, che è il percorso della scienza dei nostri beni naturali. E professore, buona presentazione. Ok, visto che siamo andati un po' lunghi, cerchiamo di andare veloci con le presentazioni. Il primo intervento è della dottoressa Elvira Bonocampo, un miracolatore che tratterà della sostenibilità e transizione ecologica. Crisi riguardo alla sostenibilità e in particolare la sostenibilità legata appunto ai sistemi marini. Il concetto di sviluppo
Giulia Montastoria quando nasce il concetto di sviluppo sostenibile, quando aumenta la consapevolezza del fatto che gli uomini, le creature, hanno sovrasfruttato le risorse naturali, per cui diciamo che in realtà con le creature siamo andati oltre quelli che avevano definiti i limiti della natura. In che senso? Nel senso che abbiamo sovrasfruttato le risorse naturali, quindi siamo andati oltre i limiti della natura, sia in termini di disponibilità proprio delle risorse, sia in termini di capacità dei nostri ecosistemi di assorbire le emissioni e i rifiuti. Nel 2015, come sapete, le Nazioni Unite adottano l'Agenda 2030 per la sostenibilità, per la transizione, no? Verso appunto una società che sia sostenibile. E l'Agenda 2030 è un piano d'azione, una passione, diciamo, le famose 3P, però li conoscete anche voi. Un piano d'azione per la prosperità, per il pianeta e per le persone. Un piano d'azione che include degli obiettivi concreti da raggiungere entro il 2030, obiettivi che sono già sette e che riguardano tutte e tre le sfere della sostenibilità, quindi la sfera ambientale, quella sociale e quella economica. Voi siete forse abituati a vedere gli obiettivi di sviluppo sostenibile disposti su due righe, o su due colonne. In questa slide io vi propongo una disposizione un po' diversa degli obiettivi di sviluppo sostenibile, nella cosiddetta OLK, no? La porta iniziale, dove alla base vedete quelli che sono gli obiettivi di tipo ambientale, ok? E poi di lì abbiamo gli obiettivi di tipo sociale e quello di tipo economico. Perché questa nuova disposizione degli obiettivi di sviluppo sostenibile? Perché in realtà questa disposizione vuole indicare che non è possibile raggiungere obiettivi economici, obiettivi sociali, se non si raggiungono prima obiettivi di tipo ambientale. Okay? Quindi questa trasformazione della società deve avvenire entro appunto i limiti della natura. E questo è il significato di questa nuova, diciamo, riorganizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Alla base della porta abbiamo anche l'obiettivo 14. L'obiettivo 14 è appunto un obiettivo legato al mare e che mira proprio alla protezione e all'utilizzo sostenibile delle risorse marine. Ma perché dovremmo conservare e proteggere i nostri ecosistemi marini? Ci sono diversi motivi, ne vedo alcuni in questa slide. Basti pensare che in realtà i nostri oceani contengono circa 200.000 specie identificate, e questo numero potrebbe diventare dell'ordine di milioni, se considerando quello che non sono state ancora identificate. Gli oceani assorbono oggi il 30% delle emissioni di anidride carbonica che provengono appunto dalle nostre attività, dalle attività antropiche, e quindi hanno un ruolo molto importante nella mitigazione dell'effetto serra e quindi dei cambiamenti climatici. E anche da un punto economico, da un punto di vista economico, in realtà gli oceani sono molto importanti, perché basti pensare per esempio che le industrie ittiche marine danno impiego circa a 200 milioni di persone a livello globale. E nonostante noi siamo un po' consapevoli, no, dell'importanza degli oceani, ad oggi circa il 40% degli oceani è fortemente minacciato dall'attività antropica. E quali sono gli impatti? Impatti legati all'inquinamento, all'esaurimento delle riserve ittiche e perdita di capitale naturale. Capitale naturale soprattutto lungo le nostre coste, dove appunto c'è maggiore concentrazione di attività antropica. Che cos'è il capitale naturale? Non so se avete mai sentito parlare. Che cos'è il capitale naturale? Spesso per spiegare il capitale naturale noi ecologi utilizziamo un termine che è molto alto per l'economia, no? Perché il capitale naturale indica quelli che sono gli stock di risorse naturali, biotiche e abiotiche. Perché un termine molto alto per l'economia? Perché il soldo dell'economia è il capitale, no? Se non si vuole pensare a un conto corrente, in realtà lo stock sono i soldi che noi abbiamo depositato sul conto corrente, ma questi stock però poi generano dei flussi, no? Se pensa al prelievo, no? Di denaro sul conto corrente. Così in ecologia viene rappresentato un concetto di capitale naturale e servizi ecosistemici, dove servizi ecosistemici intendiamo invece flussi di benefici che l'uomo appunto deriva dalla natura.
che è tutto importante, il capitale naturale, perché rappresenta la base della nostra economia, delle nostre società e del nostro benessere. E perché genera, appunto, come dicevo, dei servizi ecosistemici. I servizi ecosistemici sono anche, diciamo, un concetto molto importante, introdotto per la prima volta nel 2005 in un report pubblicato dalle Nazioni Unite, che viene il Ecosystem Assessment. In questo report i servizi ecosistemici vengono definiti come benefici forniti dall'ecosistema all'uomo. E perché è importante questo report? Poi ha coinvolto il lavoro di più di 1000 esperti a scala globale, perché per la prima volta si mette in luce la forte dipendenza dell'uomo dagli ecosistemi. Okay? E gli ecosistemi marini, come insomma, anche gli ecosistemi terrestri, sono importanti flussi servizi ecosistemici, che sono vitali per il nostro benessere. Basti pensare, per esempio, alla pesca, no? Quindi alla fornitura, no, di pesce attraverso la pesca. Basti pensare al sequestro e allo stoccaggio di anidride carbonica, ad esempio, nelle praterie di coste dell'oceano, di cui si parlava poco fa. E gli ecosistemi marini offrono anche una serie di servizi tipo turistico, ricreativo, assistenza agli aerei, alla subacquea, un'attività di pescaturismo. E qual è il problema essenzialmente? Quindi, carattere naturale genera flussi di servizi ecosistemici che sono vitali per il benessere dell'uomo, al tempo stesso però le attività antropiche minacciano i nostri ecosistemi e quindi compromettono quella che è la capacità stessa dei nostri ecosistemi di generare beni, diciamo, flussi di benefici per noi stessi. Poi c'è questo piccolo impatto negativo proprio sul nostro benessere, ok? E diciamo l'importanza di capitale naturale e servizi ecosistemici ormai è riconosciuta, è stata recentemente riconosciuta anche alla Commissione Europea in questo report sulla sostenibile economia più sostenibile, in cui viene messa in luce appunto cosa che le principali attività della blue economy, appunto attività turistiche, attività appunto shipping, attività marittime, dipendono tutte da sport di capitale naturale a biotico e biotico, e al tempo stesso però generano delle pressioni, vedi questa tabella, delle pressioni proprio su capitale naturale e biotico e biotico. E quindi la Commissione Europea ha messo fortemente in luce alla fine un aspetto molto importante, che la transizione verso un'economia più sostenibile si basa proprio sulla capacità di mappare, quantificare e valutare il capitale naturale e servizi ecosistemici. Quindi non si può pensare di conservare, non si può pensare di sostenere le attività socio-economiche sostenibili se non si quantifica prima quello che abbiamo nei nostri mari, quindi non si ha un valore a quello che abbiamo nei nostri mari. E quindi attuale il capitale naturale e sistemi marini? Questa è una delle domande alle quali proviamo a rispondere nel nostro gruppo di ricerca con diverse attività, tra cui una serie di attività che abbiamo condotto in questo progetto, un progetto nazionale di contabilità ambientale nelle aree marine protette, che aveva come obiettivo proprio quello di quantificare, okay, di valutare il capitale naturale, quindi quello che è contenuto nei nostri sistemi marini, e poi i flussi che questo capitale genera appunto per l'uomo. E nell'ambito del progetto abbiamo innanzitutto effettuato delle attività di campionamento in diverse aree marine protette, perché il progetto era appunto mirato proprio alle aree marine protette che hanno un po' questo importante ruolo, importante anche difficile ruolo di coniugare la conservazione e al tempo stesso promuovere le attività socio-economiche che sono sostenibili. E quindi innanzitutto abbiamo effettuato le attività di campionamento su diversi macroecosistemi marini che vedete appunto in questa slide, tra cui la rivoluzione oceanica, l'habitat coralligeno, per quantificare, ok? Per quantificare la biomassa a bordo del fuoco, quindi animale e vegetale contenuti in questi macroecosistemi. A partire da quanto avevamo quantificato, diciamo, in campo, allora ho applicato un modello molto complesso che non riesco a farvi vedere oggi, però attraverso questo modello sono riusciti ad assegnare un valore agli scopi di capitale naturale. Un valore che tiene conto dei trasferimenti di materia, di energia negli ecosistemi e che comunque viene detto un valore commerciale, nel senso che è un valore non d'uso, ma un valore che tiene conto
odori, flussi nutrienti, flussi naturali, sensoriali, vento e pioggia, che convergono per generare gli scopi di vita naturale nei nostri ecosistemi. Quindi abbiamo quantificato i valori ecologici degli scopi di vita naturale di questi principali ecosistemi marini e successivamente, come previsto dal progetto, gli altri indicatori standardizzati, abbiamo anche assegnato poi l'equivalente economico. Perché l'equivalente economico? Perché poi l'obiettivo è quello di comunicare con le decisioni pubblici e politici, quindi per favorire la comprensione proprio del valore, no, della natura, okay, abbiamo anche convertito questi valori ecologici in termini appunto economici, e questo fatto per tutte le aree marine coinvolte nel progetto che vedete in questa slide. Qui vedete lo stesso modello è stato invece applicato a scarico di Napoli e anche alla regione Campania, in cui siamo riusciti a quantificare e stimare il valore di stock di carbone naturale a scarico di Napoli e a scarico di regione Campania. In questa slide in particolare vedete una mappa di distribuzione del valore del carbone naturale. E anche la mappa è importante, la mappatura del capitale naturale, questo valore è importante perché è utile per la pianificazione, ok? Che questa mappa riuscite a vedere che le zone quelle più rosse sono quelle in cui c'è un'elevata concentrazione di capitale naturale, quindi sono quelle aree che richiedono particolare attenzione per la tutela. Successivamente, l'anno di questo progetto abbiamo anche identificato dei servizi ecosistemici generati dalle aree protette, no? Quindi questi flussi di benefici che le nostre aree protette generano per noi. E quindi abbiamo quantificato sempre, prima in termini di biofici, abbiamo quindi valutato sempre i servizi ecosistemici e anche in questo caso abbiamo poi convertito i valori biofici in termini economici. E in questa slide da vedere c'è cioè il valore economico dei servizi ecosistemici generati dalla marina protetta di Punta Lampadiera, che fosse conosciute da una marina protetta campana. E il valore, per esempio, in questo caso è circa 33 milioni di euro l'anno dei servizi ecosistemici generati appunto dalla protetta per l'uomo. Quali servizi esistenti abbiamo valutato? Servizi quali la pesca, servizi di regolazione climatica, quindi abbiamo stimato la capacità delle batterie di questione oceanica di sequestrare e scontare quantità di carbonio e così via, attività didattica e educativa, quindi abbiamo anche valutato dei servizi di tipo appunto turistico. E come prima, le stesse valutazioni sono state effettuate anche per altri animali coinvolte nel progetto. E vado velocemente verso le conclusioni. In realtà il tema dello sviluppo sostenibile è centrale nei nostri corsi di laurea, tra cui il corso della triennale scienze biologiche, abbiamo poi un corso di laurea magistrale come biologia della sostenibilità, centrato proprio sul tema dello sviluppo sostenibile. Il nostro dottorato di ricerca internazionale in ambiente e sviluppo sostenibile, al quale poi recentemente è stata anche conferita una cattedra UNESCO, che cita stamattina il nostro direttore, in ambiente risorse di sviluppo sostenibile, e quindi è proprio centrata sulla sostenibilità ambientale. E sono ancora un minuto, ho un breve video che mostra in maniera molto suddetta e contrariamente quali sono le attività in cui coinvolgiamo i nostri ricercatori, i nostri dottorandi, i giovani studenti in attività di campo, attività di laboratorio, proprio che sono finalizzate poi al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile.
Bene, allora passiamo molto velocemente al prossimo intervento, che è quello del dottor Enrico Tonego. Si parlerà di amante del mare di Giacomo, ma nel mare Mediterraneo. Grazie. Sì. Scusate l'inversione del programma, ma purtroppo devo rientrare in dibattimento. Bypassano, superano questo problema e ci permettono di lavorare in qualsiasi condizione.
Allora, quello che facciamo dal 2014, abbiamo iniziato a farlo in una parte del mar Mediterraneo un po' lontana da noi, a sud di Palma di Maiorca, tra Palma di Maiorca e le coste algerine. E abbiamo iniziato a monitorare questa zona perché è una zona particolare da tanti punti di vista dell'oceanografia, della biologia. Lì ci sono le acque atlantiche che si incontrano con quelle del mar Mediterraneo e c'è, come avete sentito anche dagli altri racconti, dove c'è diversità, dove c'è incontro tra cose diverse, c'è tanta vita, c'è tanta produzione. In questo caso c'è anche tanto traffico, ma anche fattori importanti per il cambiamento climatico. E allora noi ci siamo messi proprio lì, vedete in questa slide la rotta che hanno seguito le nostre robot tra Palma di Maiorca e l'Algeria dal 2014 al 2022, e quella linea che vedete in viola nella mappa del Mediterraneo è stata definita una delle linee più importanti di monitoraggio per il nostro mare, per tutto il mar Mediterraneo. Questo è l'esempio dei dati che raccogliamo, vedete sono delle sezioni verticali della profondità e sulla X la strada percorsa, e tutti quei colori significa che sono stati raccolti dati di temperatura, salinità, ossigeno, di tutta la colonna d'acqua. Questi robot arrivano a lavorare fino a 1000 metri di profondità, raccogliendo dati in maniera costante ogni 2 km di risoluzione. Significa tantissimo al mare. Il mare è una parte del nostro pianeta sconfinata, le distanze sono enormi. Raccogliere dati ogni 2 km è come dire che voi raccogliete la temperatura dell'aria e di nuovo a metà del corso Umberto, se l'avete fatto. A mare questa è una distanza enormemente piccola. Ma non raccogliamo solo dati fisici, dal 2021 siamo equipaggiati con un microfono, quindi riusciamo a sentire quello che succede attorno al nostro rider. E... non so se lo sentite. Allora, se lo sentite, questo è un carroio che tra Palma di Maiorca e l'Algeria cerca di localizzarsi, e invece quest'altro è uno o più delfini che abbiamo. Che abbiamo incontrato lungo il nostro percorso. Allora, forti di questa esperienza, abbiamo proposto al Programma Nazionale di Ricerca in Antartide di montare un robot sottomarino. Questo robot sottomarino si chiama Diego ed è affittato all'Università Partenope di Napoli. Forse è stato affiato un'altra città, avrebbe avuto un altro nome, ma non ci interessa. Chiariamo subito questa cosa. È un robot autonomo che naviga tra 0 e 1000 metri di profondità e ha subito in questi giorni a Napoli tutto un processo di verifica e calibrazione per poter partire dal nostro golfo e fare una missione nel Mar Tirreno. Una missione che serve ai nostri piloti per esercitarsi in vista della missione in Antartide, ma serve anche a raccogliere dei dati importanti per il Mar Tirreno, che è uno dei bacini più profondi del Mediterraneo ed è un posto dove succedono un sacco di cose dal punto di vista oceanografico. Per esempio, questa è la missione rider che stiamo facendo adesso nel Mar Tirreno. Le linee colorate che vedete sono le linee di traffico, le rotte di navigazione più percorse. Parte del lavoro del rider è evitare le rotte di navigazione e andare a campionare l'acqua di mare dove crea meno ostacoli, pericoli, può essere indisturbato, può lavorare meglio. Allora noi abbiamo programmato una rotta che non andasse un po' a rompere le scatole a chi per male ci lavora, ci vive, e siamo andati a metterlo a mare la scorsa settimana a largo di Posillipo, un po' a largo di quell'area marina protetta della Gaiola che avete sentito prima. E ieri sera Diego era in questa posizione che vedete qui, con l'intenzione di raggiungere il centro del Mar Tirreno e tornare indietro. Che cosa sta facendo nel frattempo? Sta facendo quello che avete visto prima, sale su e giù nella colonna d'acqua e tutte queste linee colorate sono dati. Ogni puntino colorato è un dato di temperatura, salinità, ossigeno, quindi noi stiamo osservando il Mar Tirreno in tempo reale. Noi siamo qui, io sto parlando qui, il professore vicino lì, quel cellulare va dalla piattaforma di pilotaggio del glider e vede se sta andando, se sta funzionando, se ci sono problemi. In realtà qualche problema l'abbiamo incontrato, perché quella che vedete è una carta del tempo. Ieri, l'altro ieri, è passato sul Tirreno un ciclone che si chiama Minerva.
quando uno dice programmiamo le cose fatte bene, ciclone. E questo ciclone ha avuto un piccolo impatto sul glider, però ha dimostrato che proprio in quelle condizioni di operatività difficile, mare molto mosso, condizioni meteorologiche avverse, oggi sarebbero dovuti essere i vostri colleghi di Ischia, che non sono qui perché le condizioni del mare non gli permettevano di arrivare. Ieri c'è stato in alcuni comuni la chiusura delle scuole, non a Napoli. Tutte queste condizioni avrebbero fermato anche una campagna scenografica con delle persone lì. Invece un gruppo autonomo riesce a lavorare anche in quelle condizioni. E questa è la foto del gruppo dell'Università Porterre e anche un po' l'idea della scala, di quanto è grande Diego rispetto a una persona, pesa 60 kg, è meno di 2 metri, piccolino compatto e con un'antenna, insomma, che lo rende un po' più slanciato. Questo è quanto, spero vi abbia incuriosito e per qualsiasi domanda trovate i miei colleghi a portata di mano. Grazie. Ci spinge ad andare un po' più lontano da casa nostra e ad andare in quelle che sono definite
definite le regioni polari, quindi il polo nord e il polo sud del nostro pianeta. Perché andiamo così lontano? Perché è lì che ci sono i motori che ci permettono di redistribuire il calore che attraverso la radiazione solare arriva sul nostro pianeta, che ci consente la vita e che mette in moto tutta una serie di meccanismi che fanno sì che il nostro pianeta sia abitabile, sia bello come lo abbiamo trovato quando siamo nati. E da questa slide si capisce anche un po' meglio quello che io faccio, cioè vado sul campo a fare delle missioni insieme al dottor Cotronelli, insieme alla dottoressa Donna Luna e ad altri, ma mi occupo anche di dati satellitari, perché così come è impossibile essere sempre a mare, a quelle misure, a conoscere, ad osservare nel nostro mar Mediterraneo piuttosto che nel Golfo di Napoli, immaginate quanto sia ancora più difficile farlo nelle regioni polari, così lontane da noi e con condizioni diciamo così estreme. Quindi, oltre ad occuparci di utilizzare questi robot sottomarini, che comunque rappresentano una singola piattaforma, una flotta di piattaforme che può coprire un'area molto limitata del nostro oceano, io mi occupo di dati satellitari, perché da satellite, dall'alto, è un po' come avere degli occhi che dall'esterno guardano tutto il nostro pianeta e riusciamo a avere informazioni giornaliere sullo stato di salute e di funzionamento del nostro oceano. E tutto questo lo facciamo perché il nostro clima sta cambiando. Conoscete tutti le problematiche che insomma sono connesse con questo fenomeno: l'innalzamento delle temperature, la desertificazione, il ritiro dei ghiacci marini, dei ghiacciai terrestri. E purtroppo, ne siamo testimoni in questi giorni, siamo stati ad Ischia nei mesi scorsi, sta cambiando anche un po' quello che il meteo, le condizioni meteorologiche, quindi quello che succede proprio sulle nostre teste. E tutto questo è interconnesso. Se andassimo a mettere tutte le informazioni che abbiamo sulla temperatura superficiale del nostro pianeta a partire da quando abbiamo misure affidabili, quindi a partire dalla fine del 1800, avremo un grafico di questo tipo. Cioè sull'asse delle ascisse qui abbiamo il tempo, sull'asse delle ordinate abbiamo la differenza di temperatura tra la temperatura media sul lato anno e la media sull'intero periodo. E vedete una curva che cresce, con un po' di oscillazione ma cresce, e questo ci fa capire che la temperatura del nostro pianeta sta in maniera indiscutibile aumentando. Se andiamo a approfondire questa media annuale, a vedere come questa evoluzione è distribuita sul nostro pianeta, non vi spoilerò nulla, alla fine di questo video vi renderete conto di quello che è successo. Qui in azzurro blu trovate le temperature che in ogni anno, in ogni punto del pianeta, erano un po' più fredde della media sull'intero periodo, mentre andando verso il giallo e quel rosso vedete laddove le temperature sono aumentate. E penso che è inutile farvi la domanda, vi rendete conto tutti che proprio nel periodo, nell'arco della vostra vita, negli ultimi 15-20 anni, il nostro pianeta si è riscaldato in maniera decisamente notevole rispetto a quanto è successo nel secolo e mezzo precedente. E ovviamente voi tutte queste cose probabilmente già le sapete, siete la generazione Greta oppure la generazione Prima, quindi non ho detto finora nulla di nuovo. Quello che di nuovo magari vi voglio raccontare è che questa amplificazione, questo aumento, innalzamento delle temperature è molto più grande, cioè amplificato nelle regioni polari, in particolare al polo nord. Vedete, se riuscite a vedere sulla parte destra del grafico, 360 gradi e 90 gradi nord, la temperatura è aumentata di 4-5 gradi rispetto all'inizio, alla fine del 1800, che significa oltre quasi tre volte quanto è successo sul resto del pianeta. Tutto questo ha delle implicazioni notevoli per le regioni polari, in particolar modo per quelli che sono i ghiacci marini. Noi ci occupiamo di oceanografia e di oceano. Il ghiaccio marino è quella parte dell'oceano superficiale che di anno in anno congela, si ghiaccia e va a formare uno strato bianco sull'oceano. E questo strato bianco è fondamentale, tra poco capiremo perché. Quello che vi fa vedere in questo grafico è che sta diminuendo nel corso del tempo, ma io ve lo faccio vedere in maniera più diretta, mostrandovi in ognuna di anno dopo anno, da quando abbiamo dati satellitari, quindi dal 1979 ad oggi, qual è l'estensione minima del ghiaccio marino al polo nord dell'oceano artico. Quindi vedrete anno dopo anno, e il valore in chilometri quadrati riportato nel grafico in verde rosso, però vi rendete
guardare i numeri che c'è sempre il ghiaccio, e se diamo un'occhiata agli ultimi 15 anni vi accorgerete che questa diminuzione è decisamente incrementata, aumentata. Ma cosa significa avere il ghiaccio? Significa avere il ghiaccio significa avere un pianeta più scuro, meno bianco, ok? Voi quando andate d'estate al mare avete la stessa sensazione, lo stesso caldo se indossate una maglietta bianca o una maglietta nera? Decisamente no, probabilmente d'estate utilizzerete una maglietta bianca, perché la maglietta bianca vi fa stare più freschi. Cosa significa stare più freschi? Che riflette gran parte della radiazione solare. Se indossate una maglietta nera, probabilmente una parte maggiore di quella radiazione solare viene assorbita e quindi sentite caldo, sudato, così via. Avere un ghiaccio marino significa che il nostro pianeta, il nostro cielo in questo caso, è in grado di assorbire una quantità maggiore di radiazione solare. Ma se assorbe una quantità maggiore di radiazione solare, secondo voi cosa succede all'oceano? Si riscalda ulteriormente, bravo. Se si surriscalda ulteriormente la corona d'acqua del nostro oceano, cosa succede al ghiaccio marino? Si scioglie più facilmente. Se c'è meno ghiaccio marino, si riscalda ancora di più. E se si riscalda ancora di più, si scioglie ancora più ghiaccio. Questo fenomeno si chiama feedback positivo, che di positivo non ha proprio niente per il nostro pianeta, se non il fatto che si autoalimenta, che è un meccanismo che si autoalimenta. E questo aspetto è fondamentale, perché è uno dei fattori che sta incrementando e velocizzando il riscaldamento del nostro pianeta. Ma finora abbiamo parlato soltanto di estensione, ma oltre all'estensione è importante anche lo spessore, ok? Perché avere un vetro di ghiaccio bello spesso permette a una quantità minore di radiazione solare di raggiungere l'oceano sottostante. Avere invece uno stratello sottile sottile di ghiaccio permette comunque a una piccola parte di radiazione solare di arrivare all'oceano. Cosa sta succedendo? Che non solo si sta restringendo l'estensione dei nostri ghiacci, ma questo ghiaccio si sta anche assottigliando. E allora vi faccio vedere un video che faccio vedere solo a ragazzini molto più piccoli di voi, e c'è un video che vi mostra in maniera simulata, sotto forma di un vetro di ghiaccio, il volume in chilometri cubi di ghiaccio che era presente all'inizio di quelle osservazioni satellitari che abbiamo visto prima, quindi nel 1979, e anno dopo anno vedete quanto ghiaccio sotto forma di cubetto è rimasto nel nostro oceano artico. Insomma, non penso sia necessario commentare oltre queste informazioni, perché la differenza, almeno per questi ultimi 40 anni, è sostanziale. Ecco, questa vi fa capire un po', vedete le freccette gialle che rappresentano la radiazione solare, se c'è ghiaccio spesso, una piccola parte raggiunge l'oceano, se questo ghiaccio si ritira, l'oceano si può riscaldare molto più rapidamente. E ovviamente questo fenomeno non riguarda soltanto il ghiaccio marino, ma riguarda anche le calotte polari, quelle che qui vedete denominate come ice cap, per esempio la calotta antartica, la calotta di ghiaccio al di sopra della Groenlandia o anche i ghiacci sulle nostre montagne. Non ci riguarda direttamente oggi perché parliamo di mare, ma anche queste si stanno scegliendo, penso lo sappiate tutti. E a differenza di quanto accade per il ghiaccio marino, quando questo ghiaccio continentale si scioglie si ha un altro problema notevole, cioè tutto questo ghiaccio che si scioglie diventa acqua, dove va a finire? Nel mare, va a finire nei nostri mari. Cosa succede al nostro mare? Si innalza il livello del mare. Questa è una cosa che dovrebbe ulteriormente preoccuparci, perché se andiamo a guardare quello che è successo nell'ultimo secolo e mezzo, insomma, siamo già nell'ordine di diversi centimetri, che vi possono sembrare pochissimi, ma se considerate che 11 delle 15 città più popolose del mondo si trovano sul livello del mare e raccolgono un quinto della popolazione mondiale, vi rendete conto subito, e vi rendete conto subito anche dai punti gialli di dove si trovino, cioè in aree che già di per sé sono aree di difficoltà, dovremmo probabilmente prestare più attenzione a questo fenomeno. Ma se anche non vogliamo guardare lontano, dobbiamo guardare solo ai nostri interessi, che per tanti motivi sono legati al turismo, guardate cosa è successo per esempio negli ultimi 30 anni in una spiaggia di Agrigento: innalzamento di pochi centimetri del livello del mare ha causato la scomparsa completa per esempio di un litorale sabbioso costiero che era frequentato e che rappresentava un'attrazione turistica importante per quell'area. Oggi poi andreste in quell'area a fare le vostre vacanze? Probabilmente no. E questo come tante altre conseguenze.
non abbiamo il tempo di parlare oggi, l'abbiamo solamente accennato, però ovviamente questi meccanismi di trasferimento di calore, di scambio di calore tra l'oceano e l'atmosfera condizionano anche il nostro meteo, le nostre condizioni meteorologiche che ci vedono andare incontro anche nel nostro Mediterraneo a una diminuzione delle precipitazioni e soprattutto a un cambiamento del regime delle precipitazioni, cioè piove meno e piove tutti insieme. In una scuola mi hanno detto piove sempre solizzata la domenica, tutta la giornata. Non è proprio così, però in effetti, basta guardare, siamo a metà maggio, siamo di fronte a un fenomeno ciclonico importante che c'è una storia di questo Mediterraneo. Cosa succede? Succede che con il cambiare il regime delle nostre precipitazioni il nostro suolo non è più in grado di assorbire tutta l'acqua che sta, diciamo, arrivando dal cielo, dalle piogge, e non, quindi non solo non può intrappolare con le riserve idriche che sono fondamentali per noi ma anche per l'agricoltura, ma soprattutto non potendo assorbire questa acqua resta sul suolo e da qualche parte deve andare, quindi tende a scorrere e darà origine a quei fenomeni alluvionali di cui abbiamo sentito parlare probabilmente ieri o nei mesi scorsi, che diciamo causano la perdita non solo di risorse ma anche di vite umane. Ecco, questo per esempio prima di oggi ci sono stati anche altri fenomeni ciclonici nel nostro Mar Tirreno, che sono Mediterranean, abbiamo dovuto inventare una parola perché prima questi fenomeni non erano così frequenti, quindi da Hurricane all'inglese abbiamo inventato Mediterranean. Insomma, non noi, siamo inventati anche chi fa previsioni meteorologiche per altri motivi. Ovviamente non abbiamo tempo, ma questi tre fenomeni principali, innalzamento delle temperature, cambiamento del regime delle precipitazioni e innalzamento del livello del mare, hanno conseguenze sulle specie naturali, sulle foreste, sulle aree di costa, su quei principi di sostenibilità e di capitale naturale di cui avete appena sentito parlare, ok? Di fruizione delle aree archeologiche o delle aree marine protette e così via, fino ad arrivare a una cosa che forse dovrebbe interessarci un po' di più di tutto questo, cioè la nostra salute direttamente. Quindi, per chiudere, cosa possiamo fare per arginare questi fenomeni? Io, che siano anche studenti o siano forze dell'ordine, autorità, eccetera, faccio sempre lo stesso esempio da anni. Se voi tornate a casa trovate il rubinetto della vostra maschera da bagno aperto, no? È tutto il bagno allagato. Qual è la prima cosa che fate? Vi giuro che alla COP21, che sono stato ospite, alla mia domanda, un nostro ex rappresentante governativo ha detto prendo gli stracci e asciugo la terra. Per la dimensione delle, diciamo, della difficoltà di comprendere queste cose. Voi cosa fareste? Prendereste gli stracci? Chiudereste il rubinetto, meno male che voi generate la speranza, perché quella era il nostro rappresentante all'organizzazione, diciamo, all'incontro. Ok, esattamente questo. E dobbiamo essere noi, come ci ha detto prima, la marina militare, l'area che abbiamo detto, dobbiamo essere noi a prenderci cura del nostro mare, ma anche del nostro pianeta in maniera più ampia, perché gli altri non lo faranno per noi. Gli altri, diciamo, chi ci governa, chi ci amministra, continua ad incontrarsi per trovare soluzioni. E qui vedete l'innalzamento del livello delle anidride carbonica nel tempo, man mano, anno dopo anno, con il passare, con il susseguirsi dei vari incontri delle COP, delle organizzazioni, diciamo, governative per trovare una soluzione ai problemi climatici. Continuiamo a parlare, continuiamo a darci regole, ma l'incremento della concentrazione dell'anidride carbonica non si arresta, quindi dobbiamo iniziare a agire noi in prima persona. Grazie. Quindi, come dice Greta, sempre bla 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 e basta. No, no, non basta bla 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 e basta, ma l'opinione pubblica è importante perché siamo noi a condizionare le scelte. Lo vedrete, lo facciamo per la produzione di plastica, per i consumi, per la protezione del nostro territorio, per evitare che, per denunciare, evitare che si consumano i datteri, insomma, siamo noi alla fine quelli che agiamo e che condizioniamo anche le scelte dall'alto. Ragazzi, per le domande? Prego. Beh, in realtà sono le aziende che hanno il problema in ballo, quindi altro. Allora, le aziende influenziamo noi, perché il mercato siamo noi. Sì, ma le aziende dovrebbero essere denunciate per quello che fanno, perché noi continuiamo a sostenere i fossili con le nostre tasse. Sì, assolutamente sì, però dobbiamo essere noi a far sì che ci siano delle leggi, delle regolamentazioni tali da impedire. Dovremmo pretendere dai decisori
siamo noi gli importatori di interesse di quel capitale naturale che abbiamo sentito prima, e quindi siamo noi che dobbiamo chiedere il rispetto delle nostre esigenze, soprattutto voi, giovani. Ma la legge non ci tutela di quello ambientale. È un discorso molto lungo che non possiamo approfondire adesso, ma le leggi ci sono. Per esempio in Costituzione. Le leggi ci sono, ma per poterle applicare sono necessari poi decreti applicativi, è necessario mettere chi effettua i controlli nelle condizioni di poter far applicare le leggi, perché poi ci sono le deroghe. Un'altra domanda? Prego. Allora, domanda che può sembrare subita, però perché i paesi che teoricamente inquinano di più voi, cioè pensavo che per loro ci siamo in Cina, in America si possa aumentare, cioè possa aumentare ancora di più lì la temperatura, e invece dico, cioè sulla mappa si è visto che... Perché il nostro pianeta non vede confini geografici, politici, il nostro pianeta è un sistema, è un corpo, è il tuo corpo, no? Il tuo corpo funziona con cuore, polmoni, la milza, il fegato, eccetera, le arterie, è tutto un sistema connesso e interconnesso. Se c'è un problema nel tuo organo, questo si ripercuote su tutto il resto del tuo corpo, spesso a volte non ti funziona bene, il problema ce l'hai magari dall'altra parte. Ah, ok. No, perché cioè, sapendo, no, che i principali inquinatori sono Cina e Stati Uniti, quello che si deve lasciare pagare sono più gli europei. Ma anche noi siamo dei grandi inquinatori, non ti credo. No, ma scusi, devi andare via. L'altro vedere ci fa vedere l'immagine della circolazione. Eccola, questa è la risposta alla sua domanda. Sì, esattamente. Questo è il sistema con cui sono interconnesse tutte le correnti, ad esempio oceaniche, che permette di redistribuire il calore che arriva in eccesso all'equatore e che è meno alle regioni polari, viene redistribuito su tutto il pianeta. Immagina il massimo trasportatore dell'aeroporto, se ne è andato dall'aeroporto, no? Quello su cui ti vengono consegnate la legge. Ecco, i nostri oceani sono più o meno fatti in questo modo, quindi la valigia con il carico di anidride carbonica, di inquinanti, viene messa su un punto del nastro trasportatore. Questo nastro trasportatore, così come agisce per regolare il clima del nostro pianeta, agisce anche per diciamo non regolare in maniera ottimale il nostro pianeta, o comunque le nostre scelte, tipo lo scioglimento di ghiacciai, va anche a inferire su questo, e quindi può rallentare, modificare, cambiare questo sistema che mantiene l'equilibrio del pianeta. Grazie. Siamo al successivo intervento, dottoressa Vittoria Donnarumma, che ci parlerà degli effetti del plastica e sull'economia marina. Mentre si preparava la presentazione, volevo aggiungere che quel disegno che avete visto è un vero e proprio flusso di acqua che si muove, e in passato è stato utilizzato anche nei sommergibili per farsi spingere in una direzione piuttosto che un'altra. I pesci conoscono molto bene i flussi d'acqua e li sfruttano per muoversi con poca fatica all'interno del mare. Infatti un po' più avanti nelle slide vi farò vedere appunto cosa si intende per nastri trasportatori, perché purtroppo qui abbiamo un aspetto negativo che... Ah, qui mi sentite? Ok, c'è un aspetto negativo che io metto in luce, cioè i rifiuti in termini di composizione plastica che arrivano nel nostro mare e che creano degli effetti altamente negativi sugli organismi, sulla biodiversità. Ecco, il titolo è effetti delle plastiche sulle comunità marine. Questi non sono termini tanto distanti da quello che è una semplice diversità biologica. Il termine di biodiversità è stato coniato verso la fine degli anni 80 e non intende niente altro che la diversità delle singole specie, la diversità di piante, la diversità di animali, quindi la ricchezza della vita sul nostro pianeta, sulla Terra. E purtroppo tutte le nostre ricerche, il fine ultimo delle nostre ricerche è di capire come noi abbiamo la disposizione di questa biodiversità e come dobbiamo proteggerla. Infatti non mi soffermo tanto su questa slide, perché è stata già citata.
citato in precedenza, ma il programma dell'Agenda 2030 che si basa su cosa? Sul mantenimento delle nostre ricchezze sul pianeta, sulla diversità biologica, e quello di conservare questa ricchezza in modo più durevole possibile. Questa presentazione è focalizzata sulle microplastiche e sulle plastiche in generale, e quindi è un topic dell'obiettivo 14 che appunto cerca di valorizzare la ricchezza della vita sulla Terra. In questo caso noi parliamo di ricchezza marina. E dunque, in questo slide vi riporto dei grafici che vi fanno intuire come la produzione di plastica è sempre in continuo aumento, o come i nostri cambiamenti climatici che conosciamo dall'era industriale a giorni nostri, che cosa abbiamo avuto? Sempre un continuo incremento di anidride carbonica, sempre un riscaldamento notevole in atmosfera e un innalzamento delle temperature. Quindi questo è legato alla anidride carbonica, in questo caso anche alla produzione di materiali quali plastici, quindi ci sta sempre un incremento per le nostre azioni di un determinato fattore che, se non gestito in modo corretto, va a inficiare significativamente sulla ricchezza di vita, sulla biodiversità, in questo caso biodiversità marina. Se guardate in alto sul lato destro ci sta un istogramma. Quell'istogramma vi dà una prospezione futura fino al 2050 della possibilità di materiale plastico prodotto, e quindi abbiamo un valore che si aggira a più di 350 cosa? Milioni di tonnellate di quantità di plastica. Queste sostanze plastiche, questo materiale che è presente in tutti i nostri luoghi dove abitiamo, nelle nostre case, in qualsiasi punto dove noi siamo, c'è qualche cosa che si deriva alla plastica. E dunque non dobbiamo considerarlo come un qualcosa di negativo, affatto. La problematica sta nella gestione, nel non utilizzo di questo materiale e soprattutto per questa presentazione, per questo argomento legato al mare, se questi oggetti finiscono appunto nell'ambiente marino, qui è che viene dato, qui e noi abbiamo l'interazione con quegli organismi naturali, con quella biodiversità che noi dobbiamo proteggere, dobbiamo valorizzare e portarla in modo più tenuto possibile nel tempo, contrastando quelli che sono anche altri forzanti, come quelli che cambiamenti climatici. E infatti qui vi riporto una foto in basso che si trova benissimo in rete, e questa è la negatività che noi dobbiamo evitare, dobbiamo contrastare e dobbiamo qualificare questo ambiente marino. Qui in particolare ci troviamo lungo le coste del continente asiatico. Purtroppo le plastiche sono distribuite su tutto il nostro globo per quanto riguarda l'aspetto marino, come sappiamo che i mari contano circa il 70% della nostra superficie, e questo è un motivo per cui noi dobbiamo proteggere cosa? La biodiversità presente, e dobbiamo fare anche la distribuzione di questi prodotti in plastica che in modo indiretto, in modo non volontario, finiscono in mare e che interagiscono con gli organismi. E dunque, qua è una rappresentazione schematica in questi quadratini rossi che rappresentano milioni di tonnellate di materiale in plastica che si producono ovviamente su costa. Ma cosa succede? Che in modo involontario, per un motivo o un altro, come non possiamo sapere, finiscono in mare. E in mare finiscono lungo le nostre coste. E quindi ecco che ci troviamo in questa posizione. Finiscono lungo le nostre coste. Questo blocco di plastica, di materiale in plastica, finisce lungo le nostre coste, ovviamente non è una cosa di compatto, ma sono tutti prodotti, tutti rifiuti che vengono accumulati dalle correnti, vengono portati anche al largo dalle correnti. Una volta che questi materiali arrivano al largo, che cosa succede? Che con il passare del tempo questo materiale si appesantisce, perché sopra questo materiale si creano sfortunatamente dei microabita, dei microcosmi, perché voi dovete sapere che in mare tutte le superfici sono colonizzabili da organismi.
tutte le superfici vere, le superfici naturali sono, posso citare Posidonia, che è stata richiamata nella prima presentazione, una carta marina, sono le rocce, come lo sapete, lungo la costa, qualsiasi locale, qualsiasi stato, è utile la colonizzazione degli organismi, di quella ricca biodiversità, che tra poco vi farò vedere. E che cosa succede? Anche i rifiuti, purtroppo, sono dei substrati, sono delle superfici rigide che offrono spazio colonizzabile per tanti altri organismi. E quindi che cosa succede? Che questo substrato disponibile diventa la casa per tanti animali. Che cosa succede quindi? Che queste plastiche accumulano un peso notevole e col passare del tempo queste sostanze arrivano sul fondo marino. Ecco, il mare, ragazzi, la biodiversità, la ricchezza di vita non si trova solo nella colonna d'acqua, ma c'è una ricchezza di vita anche sul fondo. Noi siamo abituati a pensare ai coralli, alle stelle marine. Quella è una ricchezza di vita fondamentale e che caratterizza anche il nostro Golfo di Napoli, ma non è nulla. Ci sono tanti organismi che hanno taglie differenti che colonizzano non solo la colonna d'acqua, ma anche il fondo marino. E andando un po' avanti nella presentazione, ecco che potete notare ancora la distribuzione delle plastiche, non solo lungo le nostre coste, queste sono dovute principalmente all'azione di pesca, ma anche soprattutto delle navi cargo che fanno diversi attraversamenti a distanza notevole nei nostri oceani, ed ecco che le plastiche in diversa taglia, in diversa forma, relazionate a diversi tipi di prodotti, vengono distribuiti su tutto il globo. Qui in basso vi ho portato una schematizzazione relazionata alla dimensione. Noi abbiamo un prodotto, questo prodotto può avere diverse taglie dimensionali. Possiamo parlare di centimetri, possiamo parlare di millimetri e possiamo arrivare a dimensioni ancora più piccole. E allora parliamo di microplastiche o nanoplastiche. Tutta questa suddivisione di taglie di questi prodotti fanno sì che c'è un'interazione in modo diverso con gli organismi. Possiamo avere un'interazione diretta con le macroplastiche e quindi abbiamo, parliamo di diversi centimetri, 20 centimetri, quindi come se noi dovessimo prendere una bottiglia di plastica e vedere quanti organismi colonizzano questa bottiglia di plastica. Quindi c'è una visuale, una relazione diretta col nostro prodotto di rifiuto con gli organismi che la colonizzano o che comunque entrano in modo negativo in contatto con questa sostanza che non è naturale. Oppure possiamo parlare delle microplastiche e delle nanoplastiche. Queste sono tra virgolette ancora più negative. Perché? Perché entrano nella fisiologia degli organismi e quindi non è qualcosa che si vede, ma qualcosa che va ad interagire con i processi interni dell'organismo stesso, con la l'interazione fisiologica anche nei tessuti e nel sistema circolatorio, come si è trovato delle microplastiche e delle nanoplastiche addirittura nell'uomo. Ma tornando un po' al nostro ambiente marino, ecco che qualsiasi substrato, qualsiasi tipologia di oggetto in plastica in mare va soggetto all'odoramento, a usura, a disgregazione. Poi, tutti avete sentito parlare delle montagne, se hanno una forma un po' più lievitata, allora che cosa succede? Sono delle montagne vecchie, ma no? Questi sono soggetti molto elementari. Che cosa indica questa cosa? Che la montagna ha avuto la disgregazione per agenti atmosferici. Le plastiche in mare si comportano allo stesso modo, nel tempo vengono disgregate, le loro lavorate e dalle bottiglie di plastica di diversi centimetri, ad esempio, nel tempo noi possiamo avere dei frammenti sempre più piccoli, fino ad arrivare alle nanoplastiche. E dunque, ecco qua che arriviamo alla circolazione. Non faccio nessun riferimento all'oceanografia, mi dispiace, ma con questi vettori, con queste frecce superficiali, vi faccio vedere giusto l'attività superficiale delle correnti. Osservate un po', soprattutto in questa zona, ecco, si creano dei vortici superficiali. Dato che le plastiche hanno un certo grado di galleggiabilità per loro natura, vengono trasportate dalle correnti e in particolare purtroppo abbiamo una grossa massa di rifiuti appunto trasportati dalle correnti che è posizionata tra le Hawaii e
appunto da queste correnti marine, che è ancora più grande di alcuni stati del nord America. Ecco, questo è un paragone davvero intuitivo. E poi che cosa possiamo notare? Ecco, vi riporto giusto una storia, cerco di essere breve. Parlavamo della commissione dei produttori industriali principali di, in questo caso, oggetti di plastica. Nel 1992 una nave cargo dalla Cina doveva trasportare del materiale, soprattutto degli oggetti in plastica, in questo caso delle batterie di plastica, negli Stati Uniti, nella costa occidentale. Ma per fortuna, una giornata di maltempo, un container era perso. E dunque, che cosa è successo? È andato verso il mare, questo container si è aperto e quel container conteneva più di 200.000 batterie di plastica. Queste batterie di plastica cosa hanno fatto? Sono galleggiate, erano fatte appunto per il bagnetto dei bambini, nelle vasche, quindi dei giocattoli in gomma, di dimensioni anche notevoli, ma se guardate la mappa, ecco che si vedono alcune date, lungo cosa? Lungo la costa occidentale dell'America settentrionale. Vediamo 1999, 1996, 92, 95 e così via. E guardate qui, ci sta una freccia, cosa indica? Indica che queste batterie sono state trasportate dalle correnti fino alle nostre coste. Ovviamente questo è un carico che ho perduto, ma sono state registrate tutte queste trovamenti di questi materiali, e quindi ecco che qui il gioco di correnti ci fa capire come questi materiali che non affondano, che non precipitano, non vengono trasportati, come riescono ad arrivare a distanze notevoli, e quindi si parla di continenti, si parla di oceani, e quindi questa è solo una semplice rappresentazione sfortunata di quello che è accaduto nel 92. Ma anche in Mediterraneo non abbiamo un gioco di correnti, non è un oceano, ovviamente un bacino chiuso. Ma guardate un po' le frecce vi riporto qui il caso del 2018. Se avete avuto la sfortuna, tra virgolette, di trovare sulle spiagge questi dischetti si rifanno ad un evento negativo. Alla fine della croce del mese vi è un impianto industriale che utilizza questi dischetti per la depurazione. E nel febbraio del 2018 quell'impianto ha avuto delle rotture. E che cosa è successo? Che tutti questi dischetti che servivano per la filtrazione, depurazione dei propri materiali, dei propri fluidi, sono andati in mare, sono arrivati lungo le nostre coste. E col gioco di correnti, ecco qui che i dischetti dalla foce del Sele, ecco questo pallino rosso, che potete vedere, sono arrivati fino in Francia, fino alle coste francesi, ed è qui che il gioco di correnti questo materiale in plastica. E qui lo ritroviamo negli organismi, ecco, perché questa mia presentazione è stata indicata appunto la problematica e la relazione con quelli che sono gli organismi marini. Qua abbiamo la carta letta. E anche qui nel 2019 abbiamo purtroppo la morte di questi organismi, la morte di chi ingerisce volontariamente queste sostanze credendo di essere cibo. E quindi dobbiamo parlare di processo di bioaccumulo, di magnificazione. Tutti sapete che esiste la catena alimentare, la rete alimentare. Quindi passando da organismi piccolissimi fino a organismi molto più grandi, predatori, vi è un accumulo di questo materiale. In cima ci siamo anche noi. E quindi anche noi arriviamo in modo indiretto questa produzione negativa di materiale plastico. E qui è una carrellata di fotografie che mette in luce un po' la biodiversità marina, come interagisce a livello macroscopico con questi prodotti. E in ultimo vi porto questa fotografia di dettaglio. Questa fotografia di dettaglio si rifà ad un anfipode. L'anfipode, per farvi capire, è un cugino dei gamberetti. Questa fotografia è molto importante, è stata pubblicata nel 2020, sì, esatto, 3 anni fa quindi. E che cosa è successo? Che questo gamberetto qua, per una espressione più raffinata, questo gamberetto è stato trovato nella fossa delle Marianne. E quindi stiamo a parlare di 11.000 metri di profondità. Se notate, i cugini di questo gamberetto si trovano
sugli organismi dalla costa fino ai punti più profondi della Terra, una costa di 11.000 metri, e questo signore qui si chiama Euterpes plasticus. In genere i nomi sono affidati per indicare qualcosa, e purtroppo questo nome viene fuori appunto perché nei tessuti di questo organismo, che è di circa 5 cm, scoperto da pochissimo, giusto 3 anni fa, ci sono materiali plastici, ci sono micro e nanoplastiche. E quindi uno si domanda appunto, tutto questo materiale plastico addirittura riesce ad arrivare in posti ancora inesplorati, dove non sappiamo ancora qual è la biodiversità che forma questi ambienti. E poi ovviamente abbiamo la problematica delle reti, che oramai non sono più di fibre naturali, ma sono in plastica, e purtroppo quando si perdono in mare queste reti vanno alla deriva e continuano a pescare incessantemente cosa? Gli organismi che vivono nella corona d'acqua, ma ovviamente arrivano anche sul fondo per la problematica dell'appesantimento, dello sprofondamento di questo materiale ricco di vita che ormai è morta, e arriva sul fondo, come vediamo le lattine, vediamo i busti, vediamo i rifiuti di ogni genere. E che cosa succede? Continua ad essere un qualche cosa di negativo per l'ambiente marino. In questa slide ecco che vi riporto dei tre immagini che abbiamo avuto lì da Rob del golfo di Napoli. Quindi questa è la ricchezza di vita sul fondo marino presente nel nostro lungo le nostre cose, o meglio, qui ci troviamo sui dai 50 agli 80 metri di profondità, e qui abbiamo una rappresentazione, penso, bellissima di quella che è la biodiversità dei nostri fondali, rappresentata da quelli che sono i coralli e i coralli a ventaglio. E però la nota negativa è che abbiamo l'interazione con gli oggetti che noi purtroppo perdiamo, che in genere sono di plastica e quindi hanno una durata di diversi anni, di diversi centinaia di anni talvolta, a seconda della tipologia. Un'ultima immagine relazionata agli organismi, si può dire carismatici, è quella relativa al corallo rosso. Qui abbiamo dei rametti, delle colonie di corallo brun-brun, piccolini è vero, ma cosa abbiamo anche? Abbiamo la presenza delle reti di plastica che arrivano su questi 70, 80, 90 metri di profondità, l'habitat ideale per la crescita di questa specie che tutti noi sappiamo, e quindi inficiano particolarmente sulla loro crescita. Ovviamente abbiamo una nota negativa non solo per quanto riguarda la biodiversità marina, ma anche per un aspetto economico, perché se il pescatore tira su una rete piena di plastica e non di pesce, ovviamente ne risente a livello economico. E dunque ci sono, ecco, diverse azioni che si possono fare. In ultima slide, queste azioni sono relative alle nostre azioni per evitare di perdere quanto più materiale possibile lungo le nostre coste, oppure anche la sensibilizzazione, questo è qualcosa che deve essere sempre promosso. Ma in questo caso io vi riporto due idee brillanti, si possono dire, per la nota, quelle che sono l'immensa quantità di rifiuti in mare. In questo caso sulla sinistra c'è un bidone, questo è davvero un bidone che viene lanciato dalla corrente, crea un flusso d'acqua ed è stato ideato da due australiani. In genere serve per la pulizia di quella minima parte di rifiuti plastici che restano in un ambiente localizzato come può essere quella dei porti. Invece sulla destra abbiamo una innovazione per quella che è la grande placca di materiale plastico nell'Oceano Pacifico, e questa è stata ideata da un ragazzo più di 10 anni fa, e che da pochi mesi ha raggiunto le 200 tonnellate di materiale plastico raccolto. Ovviamente 200 tonnellate sono irrisorie in confronto alla quantità di plastica che noi abbiamo, però l'importante è agire, l'importante comunque è cercare di bloccare, ecco, come si diceva prima, non si deve asciugare l'acqua che cade a terra nel nostro bagno, ma bisogna chiudere il rubinetto. Anche in questo caso bisogna comunque tentare di fare il possibile con le proprie forze, a livello individuale o a livello, ecco, di grandi industrie, di grandi idee e di imprenditori.
rosso, questa immagine in basso, viene fuori dalle bellezze del nostro volto e il corale dentario, per esempio, nel Guscio di Napoli, che comunque in un modo o nell'altro attingono a quelle che sono le materie organiche nella corona d'acqua. E purtroppo non è solo materia organica che arriva su questi corali dentari, ma anche microparticelle di plastica. Grazie. Grazie Luigia. Ci sono domande? No. Ok, allora passiamo velocemente la parola alla dottoressa Scione, che ci parlerà dei nuovi rifiuti tecnologici per il posizionamento e la navigazione marittima. Utilizzando una tecnica che è definita TOA. Il TOA è una tecnica molto semplice,
l'amplificazione degli errori in misura che serve a valutare l'accuratezza della posizione in una determinata configurazione geometrica. Cioè, prendiamo per esempio il caso B e il caso C. Noi abbiamo due stazioni che sono indicate con un puntino spettrale di rosso e blu che si dispongono in una configurazione geometrica diversa. Sebbene l'errore sul luogo di posizione è la stessa, l'area che vediamo in verde, che sta proprio a indicare il dopo, ha una diversa estensione nel caso B e nel caso C. Questa è una cosa che dipende proprio dalla configurazione, quindi da come si dispongono le nostre stazioni. Per cui si può affermare che la geometria delle stazioni, o del nostro ultimo spirito della vostra dei satelliti, influenza l'accuratezza del posizionamento. Quando si parla di DOP, si può definire DOP a seconda di diverse componenti o coordinate, si può parlare di P-DOP, H-DOP, vertical DOP, G-DOP, geometrical DOP. Queste sono le stazioni AIS ad oggi già esistenti sulla penisola italiana. Questa è un'immagine ottenuta con il software Traffic, Mare Traffic. Il nostro gruppo, ossia il gruppo di navigazione dell'Università degli Studi di Napoli Martelle, di cui ne ho messo i link sia nel nostro sito web che della pagina LinkedIn, dove potete appunto vedere chi sono effettivamente le persone che ne fanno parte. Siamo professori, cioè sono professori, siamo dottorandi, ci sono gli studenti e ci occupiamo appunto della ricerca nell'ambito della navigazione. Infatti abbiamo fatto proprio uno studio che interessa la laguna di Venezia. Perché abbiamo scelto Venezia? Abbiamo scelto Venezia uno perché è una zona che ha un intenso traffico marittimo. Si pensa che Venezia è attraversata da navi ma la morfologia del territorio spesso costringe anche gli abitanti a fare piccoli spostamenti e utilizzare le imbarcazioni piccoli navanti. Inoltre Venezia è interessante anche ai fini della sicurezza della navigazione perché è un'area intensa di tinte nebbie e quindi ancora più pericolosa come area. Le stazioni AIS che sono presenti sul nostro servizio del territorio della zona che appunto è stata analizzata sono tre e sono evidenziate in questo puntini con dei puntini appunto. La nostra analisi quindi è stata quella di valutare il DOP, in particolare la componente P-DOP e V-DOP, che indica appunto la componente verticale, e vedere come questo valore varia a seconda se utilizziamo il solo sistema GPS oppure utilizziamo il sistema GPS più l'AIS e vediamo come l'integrazione tra sistemi ci presenta valori di DOP che sono molto più bassi rispetto all'utilizzo del solo sistema GPS. Per essere ancora più chiari, abbiamo realizzato delle mappe, tenendo conto soltanto della componente orizzontale del DOP. Nella prima mappa vediamo l'utilizzo del solo sistema AIS. Qui il DOP raggiunge dei valori altissimi, come si legge dalla scala accanto, spero che è chiara. Poi abbiamo la seconda mappa, che invece è relativa ai valori di DOP della componente orizzontale, soltanto all'utilizzo del GPS, e infine il risultato aspettato, cioè integriamo GPS, AIS e remote e il DOP sulla componente orizzontale a valori molto più contenuti. Quindi questo proprio approva il fatto che se noi integriamo i sistemi, ma soprattutto i GNSS, abbiamo detto che questi sistemi possono essere vulnerabili alle interferenze, quindi con l'integrazione di altri sistemi, in questo caso l'AIS e remote, noi possiamo sostituire il GNSS in caso di malfunzionamenti o comunque integrare il sistema per renderlo più robusto. Io vi ringrazio a nome mio del gruppo Paolo per la vostra attenzione. Ci sono domande? Bene, passiamo all'ultimo intervento del professor Piscopo che ci parlerà di un nuovo dispositivo per la produzione di energia delle onde marine. Prego, professor. Innanzitutto buongiorno a tutti e mi fa molto piacere essere qui questa mattina con tutti voi. Oggi, come anticipato, vi parlerò di questo dispositivo di produzione di energia dalle onde del mare che potrebbe rappresentare una delle possibili risposte nell'ottica per appunto di tutelare maggiormente la nostra biosfera e appunto combattere questi cambiamenti climatici di cui sotto vari aspetti abbiamo sentito ampiamente parlare in precedenza. Vi farò
alcune tematiche diciamo recenti di ricerca e sviluppo nel settore però dei rinnovabili marine legate prevalentemente diciamo molto d'uso. Vi darò qualche brevissimo dettaglio su alcuni aspetti di dimostrazione tecnologica e poi vi parlerò di questo nuovo dispositivo di produzione di energia delle onde del mare tipo quanto absorber che è stato recentemente sviluppato presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie della nostra università. Innanzitutto l'energia può complessivamente può essere estratta dalle varie fonti rinnovabili marine effettivamente molto elevata e come potete vedere da questa slide le principali quattro fonti di energia provenienti dal mare, cioè quelle gradiente termico, onde, gradiente saline e correnti, rappresentano complessivamente un quantitativo di energia particolarmente elevato nell'ordine di 70-80.000 terawattora per anno, ovviamente, che è diciamo, particolarmente significativo se rapportato ai consumi energetici mondiali. Tutte quante le varie fonti energetiche mondiali occupano circa 150-160.000 terawattora, l'energia prodotta diciamo, di tipo elettrico okay, è dell'ordine dei 30.000 terawattora. Quindi come potete ben vedere diciamo, l'energia che complessivamente noi possiamo estrarre dal mare per tutelare anche il mare ovviamente rappresenta da questo punto di vista un contributo particolarmente significativo nell'ottica anche di un mix, di uno share tra varie fonti di tipo rinnovabile. Diciamo forse molto probabilmente altre tecnologie rinnovabili come ad esempio il solare, l'eolico terrestre, l'eolico offshore sono probabilmente un pochettino più vicini anche alla nostra esperienza comune, a ciò che spesso abbiamo anche potuto osservare, però per l'appunto l'energia del mare rappresenta probabilmente una delle fonti più cospicue per il prossimo futuro. Tenendo soprattutto anche presente che la riduzione del consumo di combustibili fossili anche nel settore dei trasporti richiederà ovviamente un pari incremento della produzione di energia elettrica, ovviamente, e questo maggiore incremento di produzione elettrica può essere chiaramente compensato con l'utilizzo di altre fonti rinnovabili. Cosa è accaduto ad esempio nel 2021? Ovviamente diciamo, queste produzioni di energie rinnovabili dal mare sono ancora in una fase abbastanza embrionale. La potenza installata in ambito europeo dell'ordine è stata nel 2021 dell'ordine di 2200 kW per l'energia prodotta dalle correnti e poco meno di 1000 kW per l'energia prodotta dalle onde. A livello mondiale le considerate sono di poco superiori 3.000 e 1.385 kW. Questo ci fa innanzitutto capire che l'Unione Europea rappresenta da questo punto di vista un ambito importante a livello mondiale perché la maggior parte dei progetti, molti dei quali ancora in una fase prototipale della realtà o di commercializzazione per l'estrazione di energia dalle onde, sono appunto di matrice europea. In questo grafico potete vedere un pochettino l'andamento temporale, in particolare con la linea verde, della produzione cumulata nel corso degli anni. Come vedete c'è stato un piccolo calo negli anni della pandemia, in particolare per otto, diciamo, gli anni del 2022 e gli anni del 2023 mostrano un nuovo trend particolarmente significativo in termini diciamo, di attivazione di nuovi dispositivi che per l'appunto sono in una fase di commercializzazione. Sfruttare l'energia delle onde del mare, a dire la verità, non è particolarmente agevole, perché a differenza di quello che accade ad esempio per il vento, dove parliamo di un flusso costante al quale si sovrappone una componente di tipo turbolenta, fondamentalmente l'energia proveniente dalle onde è generata esclusivamente da una componente turbolenta, non abbiamo una componente costante. E pertanto questi dispositivi necessitano, in funzione delle rispettive caratteristiche di funzionamento, di una idrodinamica particolarmente complessa che consente di estrarre in modo più o meno significativo l'energia dalle onde, sfruttando in vario modo i modi relativi che si possono venire a generare tra il dispositivo e un'unità di conversione del moto in energia elettrica. Tra questi quattro dispositivi principali, ma noi in particolare oggi un dispositivo di tipo quanto absorber che in particolare è sfrutto in modo verticale il sussulto del dispositivo rispetto al fondale marino
E in questo modo il costrutto trascinerà, come vedete, una massa traslata di un generatore lineare a ambienti permanenti, generando in tal modo energia elettrica. A dire la verità, nel 2021 c'è stato soltanto un dispositivo con il software che è stato installato in Olanda, con una componenza nucleare di 40 kW, quindi ancora diciamo una piccola targa. Sono stati installati in Europa altri dispositivi di competenza variabile tra poco più di 1 kW e 600 kW di potenza nominale. Questo dispositivo che trasforma su cui oggi vi parlo diciamo, è nato da una chiacchierata con alcuni colleghi del aeroporto di Trieste nel 2018, stavamo attendendo l'aereo per la carta al convegno e lì per la prima volta c'è venuta l'idea di migliorare la dinamica di questi dispositivi, che leggiamo forse un po' meglio nella slide successiva, per cercare di incrementare l'estrazione del moto di energia dal moto d'uso. Un po' esattamente al contrario di quello che fanno gli ingegneri navali, che di norma cercano di progettare soprattutto su shore o navi che possono in qualche modo intercettare quanto più possibile l'energia del mare, riducendo pertanto le accelerazioni delle strutture sottoposte. Il problema che qui chiaramente si presenta è esattamente il contrario, cioè esattamente al contrario diciamo delle navi o delle piattaforme offshore, noi cerchiamo di incrementare in modo le accelerazioni per cercare di estrarre quanto più energia possibile dal mare. Quindi questa creazione di questo dispositivo nasce nel mese di giugno del 2018, dopodiché in realtà questo dispositivo è stato presentato nell'ambito di una colonia di Ateneo di trasferimento tecnologico che si chiamava perché è guardato in ottobre del 2018 con il partenza che ci ha permesso di avviare anche l'iter di implementazione di questo nuovo dispositivo. Il deposito è stato diciamo interretto, è stato presentato dopo marzo 2019 presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Fortunatamente abbiamo avuto un iter di implementazione con l'Ufficio Europeo Marchi e Brevetti che a dire la verità è stata abbastanza felice e quindi in tempi molto rapidi, cioè nel febbraio del 2021, siamo riusciti a ottenere per l'appunto il rilascio definitivo di questo brevetto. Cosa riguarda questo brevetto? Riguarda sostanzialmente un dispositivo con transorder che ha fondamentalmente la forma di un calice di vetro, ok? Ha una parte danneggiata di sfero che attraverso poi un sistema diciamo verticale connesso a una massa toroidale profondamente immersa, che è come se rappresentasse la base di questo calice. Proprio questa massa toroidale profondamente immersa rappresenta sostanzialmente il modo per poter migliorare in modo significativo l'idrodinamica di questo dispositivo, variando alcuni parametri idrodinamici di funzionamento, in particolare il suo periodo naturale di sussulto, cercando di farlo lavorare per aree in condizioni di risonanza di stati di mare prevalenti verso i siti di produzione. Quando un dispositivo opera in condizioni prossime alla risonanza, i suoi moti sono amplificati e questa amplificazione dei moti, come vi farò vedere anche con delle simulazioni diciamo nella slide successiva, consente di incrementare in maniera abbastanza significativa l'energia che questo dispositivo trasmette. Ma trasmette a cosa? Trasmette a un'unità di conversione del moto in energia, un'unità parte vostra, che in questo caso specifico, generatore lineare a modelli permanenti, si sfrutta in modo relativo tra una massa traslante e uno statore, e questo modo relativo genera direttamente energia elettrica da poter essere immessa in rete senza ulteriori problematiche di conversione. In questa slide voi vedete il confronto tra due matrici di potenza che sono state ottenute con dei modelli diciamo numerici che abbiamo sviluppato presso il nostro dipartimento, di un dispositivo convenzionale che non ha questa massa generale profondamente immessa, quindi ha soltanto la coppa del calice senza la base, quindi questa massa generale, e di questo viene il nuovo dispositivo che invece ha una idrodinamica chiamiamola ottimizzata in funzione delle caratteristiche meteorologiche del sito di produzione. Noi abbiamo scelto un sito, questo esempio numerico che è ad Alghero, in Sardegna, che è una zona di mare diciamo, particolarmente produttiva e in realtà se vedete in termini di energia prodotta, che si misura tramite un parametro di carbonio
del nuovo dispositivo, quindi riusciamo ad avere un incremento della produzione energetica del 60-70%. E questo incremento della produzione energetica è utile, come vedremo a breve, per due aspetti. Da un lato, perché ci consente di sfruttare meglio le aree marine, quindi di ottenere a parità di area occupata, ok, una maggiore quantità di energia, ma perché poi ci consente anche di ridurre i costi di produzione dell'energia, perché ovviamente per rendere una fonte rinnovabile competitiva sul mercato internazionale è anche necessario che i costi di produzione dell'energia elettrica in qualche modo competitivo per gli altri fonti rinnovabili. Quali sono infatti le possibili prospettive future nel settore delle rinnovabili marine? In realtà diciamo, si prevede che entro il 2030, okay, la capacità cumulativamente installata a livello mondiale sarà di ordine di 494 MW, questo è un valore diciamo medio di riferimento per di energia da fonte, e l'87,5% di questa produzione sarà installata in Europa. Quindi l'Europa da questo punto di vista ha e continuerà ad avere un ruolo di leadership a livello mondiale. Purtuttavia queste diciamo, fonti rinnovabili sono caratterizzate da un problema da poco. Il costo di produzione dell'energia elettrica è ancora alto se paragonato rispetto a quello di altre fonti rinnovabili, offshore e offshore, e chiaramente per poter passare a una fase di commercializzazione della propria energia prodotta da dispositivi marini è necessario chiaramente ridurre il costo di produzione dell'energia, che si misura attraverso un parametro che si chiama LCOE, un cui indicatore similare portato anche all'interno di realtà delle nostre bollette di casa. Se capite, se vedete che ci sono dei dati vicino dove è riportato il costo dell'energia in kilowattora, per kilowattora, dipende da come viene usata la soletta, ma è fondamentalmente un parametro di costo. E per poterlo portare a un valore target di riferimento che dovrebbe essere di 100 euro per megawattora, cioè rendere questo costo di produzione confrontabile con quello di energia prodotta per combustibili fossili, perché il problema lì rendere più attrattive le fonti rinnovabili, dobbiamo far sì che il costo di produzione sia comunque prossimo a quello dei combustibili fossili, in modo tale da avere qualcosa di competitivo anche dal punto di vista economico sul mercato internazionale. Quindi il miglioramento dell'operatività di questi dispositivi, la riduzione anche dei costi finanziari per la realizzazione di questi progetti e ovviamente la realizzazione di un'economia di scala per la realizzazione di più grandi piattaforme di produzione verso una produzione di massa potrà portare rapidamente a una riduzione diciamo, di questi costi di produzione. E questo va anche nell'ottica non solo ovviamente della tutela ambientale, ma della realtà di un incremento complessivo del benessere economico in Europa, tenendo presente che si stima che entro il 2030 il settore delle rinnovabili marine potrà produrre un valore di oltre 6 miliardi di euro, e che entro il 2050 potrà generare circa 400.000 posti di lavoro in tutta Europa. Ovviamente questo nostro dispositivo, che ci auguriamo di poter a breve testare anche in un laboratorio di aerodinamica navale, per valutare ovviamente diciamo, la stabilità dei dati che abbiamo simulato, è una delle risposte, non è ovviamente l'unica, ma ovviamente questo va nell'ottica di un bilanciamento delle fonti energetiche. Non c'è una fonte rinnovabile primaria o preferenziale rispetto alle altre. Noi dobbiamo creare un mix di energia proveniente da più fonti energetiche rinnovabili, tra queste quella del mare può sicuramente contribuire in maniera molto significativa. Grazie davvero tanto. Allora, il dispositivo è stato brevettato, coperto dal brevetto nazionale, l'età attualmente testato, diciamo, il programma testato da testo, da altri collaboratori di aerodinamica navale su modelli di scala ridotta, dopodiché lo step successivo, cercando e sperando di ottenere un finanziamento perché i costi di realizzazione sono alti, sarebbe quello